5.000 agosto, visto il caldo che fa, caro maestro Antonio. Domenica 20 novembre 2016, la Roma è in quel di Bergamo, nello stadio Atleti Azzurri d'Italia, per sfidare per la 13ª giornata di Serie A l'Atalanta. Atalanta che sta facendo un ottimo campionato, ma ancora non ha incontrato noi, che daremo fine molto probabilmente alle loro velleità, o almeno così speriamo. Dai, noi, Roma! Dai, ecco, vedi, subito partiamo con i migliori presupposti. Ovviamente noi sul canale non ci abbiamo bisogno di presentazioni, maestro. Siamo gli SR Music, lo vogliamo dire sta assolutamente cosa. Sì, buonasera e buon pomeriggio da parte mia. Buonasera o buon pomeriggio? Buon pomeriggio se siete in Russia, è già sera, penso, no? Noi siamo in diretta dal ristorante Le Streghe. C'è già entusiasmo, buonasera anche a Francesco. Mi piace sto clima, no? Subito le sultanze, i pizzicotti tipo bello de zio, sta roba qua. Siamo al ristorante Le Streghe, in via Tuscolana 643, per chi volesse unirsi a noi, insomma, saremo qui fino a fine partita, la commenteremo in vostra compagnia. Quindi venite, magari venite a prendere un dolcetto, un qualcosa, o per chi non ha mangiato, c'è ancora il menù SR Music, che lo ricordiamo, per la modica cifra di 20 euro, mo non ve sto a specificare, ma ve mangiate sto mondo e quest'altro, perché mi sembra che antipasto all'italiana, matriciana, salti in bocca alla romana con patata al forno, tiramisù, caffè, acqua, tiramisù, vino, tutto. Caffè, acqua, vino, caffè Borghetti, e chi più ne ha più ne metta. Quindi la Roma, caro maestro, che affronta una trasferta difficile, però insomma c'ha il suo supporto, lo ricordiamo, in quasi 2000 sono andati su ad Atalanta, se così vogliamo dire. Intanto qui vediamo, insomma, anche in diretta su Facebook, siamo in diretta così, sia su Facebook che su YouTube. Io ho messo la diretta YouTube sotto per chi ci volesse seguire da Facebook, in maniera tale che ci può già raggiungere. Nel frattempo Fabio Quagliarella ha raggiunto le 100 reti in Serie A, quindi siamo molto felici. La Sampdoria che perdeva 2-0, maestro, non mi faccia sti primi piani, perché oggi sto praticamente peggio di ieri e sicuramente starò meglio di domani. Arrivano cuori, arrivano baci, arrivano mi piaci, insomma tutto un po' di cose del genere. Mi piace, perché arrivano cuori, arrivano baci, arrivano mi piaci. C'è ragione, perché fai la rima. Tra un pochino ci andiamo a leggere quelle che sono le formazioni ufficiali, perché ce le abbiamo, mamma mia che... Gira un po', giri a buffo, caro maestro Antonio. Tra un pochino ci andiamo a vedere le formazioni ufficiali, appunto. Arrivano i cuori, sì. Facile, giochi in casa te, no? Mi porto da casa. Certo. Mi piace questa inquadratura monotematica. Vai, tanto fai te. Andremo... Ho comprato il telefono nuovo e voglio fare dirette con Facebook. Mo è presa sta... Mo farà tutte dirette, capito? Sta scimmia. Sì, mo tutte dirette nella vita. Basta, guarda, cuori, tutti, grazie, tutti lo so. Cuori... Basta, cuori, ci ho salvato il telefono, caro maestro, senza neanche coprire l'inquadratura. Ma so. Questa cosa dovrò risolverla assolutamente, perché non può essere più stare da me a te. Secondo me mi devo come fare si sente? Oh, ecco, avanti. Però questa no, cosa... Lo so, però meglio che si rompe il tuo telefono che uccido qualche cameriera. No, forse no. Che inciampava. Maestro, oggi fa un caldo terrificante. Ma come mai sta cosa? Perché siamo ad agosto, quindi è normale anche che faccia... Non è agosto? No. Ah, ok. Non sappiamo. In campo lunghissimo ci saluta l'ambulanza. Ma le andiamo a leggere le formazioni, caro Riccardo Cotumaccio, perché la Roma ormai sono uscite le ufficiali. Quando sono le 14.42, manca poco più di un quarto d'ora al fischio d'inizio allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta-Roma, valida per la 13ª giornata di Serie A. Team la Roma schiera in porta perché si dice così. Wojciech Szczęsny tra i pali, difesa a 4 con Perez a sinistra, Fazio e Manolas centrali e Rudiger a destra, De Rossi, Strootman a centrocampo, il tridentino dietro a Dzeko è composto da Salah, Nainggolan e Diego Perotti a sinistra, e quindi poi davanti il numero 9 Edin Dzeko, pronto a sfondare la porta, protetta però da Berisha. Per quanto riguarda l'Atalanta, difesa a 3 per l'Atalanta con due ex giallorossi in difesa, Zukanovic e Rafael Toloi insieme a Masiello, 4 con Spinazzola, che sì, Gagliardini e Caldara, è Gomez davanti un certo Petagna, che io spero non segni per la Roma, ma spero segni perché c'ho il fantacarcio. Ma che mi frega del fantacarcio? Guarda, spero segni Petagna,
gliene famo 18 a Beriscia, tanto mi ha giocato Buffon, quindi non ce l'ho più al fantacalcio, quindi fondamentalmente guarda, calcola che il mio pronostico era un 3-2, caro maestro, quindi se così ci può fosse stare. Doppietta di Petagna, ciao Carlo, certo, ciao Carlo, un saluto a Carlo, c'è Carlo Guaglione che ci sta guardando, lo salutiamo. Dai, io intanto cerco anche di spizzare qualche commento e qualche interazione da parte degli amici di YouTube, ci vado e informazioni. Tra poco andiamo anche a vedere un po' quali sarebbero le opzioni per entrambe le squadre, perché comunque la partita è lunga, sono 90 minuti in cui può succedere di tutto, speriamo succeda poco, per quanto riguarda ovviamente la formazione bergamasca. Arrivano subito, torno di Fantabook, sai che mi sa che c'ha ragione, non abbiamo fatto partire il torneo, ma io l'avevo messo, vabbè, poi ci pensiamo per tanto bene. Comunque i punti li facciamo e magari ci scontriamo comunque, per la prima partita lo facciamo tra di noi. Davide Roma, ciao, forza Roma, belli sempre, forza Dark Roma. Gamer, insomma, c'è del movimento anche su YouTube e niente, manca un quarto d'ora qui, il buon Sky ci ripropone un po' le formazioni. Yes. Io direi che tra un po' è il momento anche di ordinare un caffettino. Un caffettino, e se vuoi possiamo anche prendere qualche pronostico dagli amici qui presenti. Ah sì, se siete disponibili, noi lo sappiamo che qui c'è sempre un gran bel movimento al ristorante Le Streghe. E lo sappiamo che nel pre-partita... C'è anche Natasha che ci chiede, ciao ragazzi, ciao belli, come va? Oh, ciao Natasha, un bacio a Natasha. Io sono contento quando vedo Natasha perché ci segue sempre. A me sta cosa mi piace. Maestro più bello di miele, mi dice Dargamer. Vabbè, ma quello ci voleva. Non si parla delle persone assenti. No, miele è convinto di essere il bello del gruppo. Non sa che in realtà questo è cosa che spetta al maestro. Io sono curioso di sapere come si sente su Facebook. Se qualcuno di Facebook è in grado di farmi sapere come si sente, gliene sarei estremamente onorato. Perfetto, perfetto. Tutto questo, andiamo però a rivedere un attimino la formazione per quanto riguarda la Roma, perché ti volevo fare un paio di domande. Perché diciamo che diretta mi propone, poi qua lo vedremo magari in campo. Ecco, perché vedi, per esempio, Sky propone l'opposto, esattamente l'opposto. No, io ti ho detto l'alternanza tra le fasce. Ascoltami. Secondo te Rudiger sarà a destra o a sinistra? Io ti ho detto che giocano Rudiger a sinistra e Bruno Peres a destra. L'ho detto da subito sta cosa. Però qua mi viene dato Rudiger a destra e Bruno... perché Rudiger in realtà è destro. Fatte servì. Boh. Io non ci credo. Cioè tu adatti Rudiger e metti Pera. Adatto Rudiger piuttosto, che non è ruolo suo, già di piuttosto suo, che il Pera. Sì, perché almeno ce n'è uno solo fuori ruolo. Invece se li sposto tutte e due, ce n'ho tutte e due fuori ruolo. Vabbè, ma Rudiger il terzino destro ormai l'abbiamo visto che lo può fare. Ma cioè se lo fa il terzino fare. Destro Rudiger, può fare anche il terzino sinistro. Perché? Perché non è un terzino de spinta, quindi non importa effettivamente non importa tanto quale sia il suo piede, quello è importante in fase de spinta, in fase di proposizione. Allora tu metti Peres a destra, no, in maniera tale che lui possa spingere in assenza, certo, di... Sempre. L'abbiamo salutato Diego, se no lo salutiamo adesso. Assolutamente, appena entrato salutiamo Forza Diego. Roma, sempre. Ciao Diego. Sempre. Ma Palmieri non ce la fa? No. Grazie a Dio, no. Me la faceva neanche prima. No, dai, no, sto scherzando. Palmieri, anzi, a me manca un pochino. No, vabbè, molto larga, però... Devo dire che la Roma oggi non farà risultato perché manca Palmieri, lo possiamo dire questo? No. Speriamo. Senti, vorresti vado a raccattare un paio di persone che ti facciano un pronostico? Assolutamente sì, nel frattempo io... Vado a fare l'inviato. Vai, inviati. Io vado un attimo a sciorinare quelle che sono le panchine di entrambe le squadre, la formazione di Luciano Spalletti, che come abbiamo detto gioca con il solito Szczęsny in porta, propone Alisson e Crisanto, il portiere della Primavera, il brasiliano neo tornato dall'esperienza nazionale. Poi per quanto riguarda l'attacco a disposizione il Sharawi, Turbe, poi c'è anche Gerson se lo vogliamo considerare ala, altrimenti per quanto riguarda il centrocampo Gerson e Leandro Paredes. Per quanto riguarda invece la difesa, Juan Jesus, Emerson Palmieri e Sec. Invece la formazione atalantina di Gasperini propone una panchina con Bassi e Sportiello in riserva del portiere Berisha, che io ho al fantacalcio, Carmona, Alessandro, Freuler, Grassi, Migliaccio, Paloschi, Pesic, Piniglia, attenzione a Piniglia, Raimondi e Stendardo. Quindi queste le due panchine. Infortunati, abbiamo detto, non disponibili per quanto riguarda la Roma: Florenzi, Totti e Vermaelen, che non sono nemmeno convocati, ovviamente. Florenzi e Vermaelen lo sappiamo, Totti ancora è un po' convalescente per l'infortunio all'anca. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, non disponibile Conti, e questa cosa non mi dispiace nemmeno un po'. I bookmaker dalla loro parte danno favorita la Roma, quotata 2,05 a pochi minuti
dall'inizio del match. Atalanta invece quotata 3,60, così come l'X, sale anche la quota del pareggio, quindi per i bookmaker non c'è storia, anche se insomma se la battono, ma quello è soltanto dovuto al fatto che la Roma è fuori casa e che quindi la quota per chi è fuori casa può abbassarsi fino a un certo punto. Io penso che attendiamo un attimo il collegamento di qualcuno che vorrà intervenire. Voi, vi ricordo che noi siamo al ristorante Le Streghe di via Tuscolana 643, se volete venirci a fare compagnia, magari a prendere un caffè, un tiramisù, io attendo che qualcuno si segga accanto a me. Per chi sta su Facebook, io provvedo a spammare e a far sapere che stiamo per entrare. Precedenti tra le squadre l'abbiamo già parlato, l'ultimo precedente è finito 3-3, tra l'altro colgo l'occasione anche per dire che è stata la prima partita che abbiamo commentato io e il buon Voce, arrivano dei mi piace, dei simpatici like, quindi se siete interessati fatemi sapere tra l'altro come si sente questa situazione. Dicevo che è stata la prima partita che abbiamo commentato insieme. L'Atalanta che viene da una serie di risultati positivi importanti, l'abbiamo detto anche durante la settimana, Atalanta che non perde da settembre, ha battuto il Sassuolo 3-0, ha battuto il Genoa anche 3-0, ha battuto il Pescara fuori casa, ha battuto l'Inter, sto andando indietro in maniera cronologica, si è fermata però con la Fiorentina sullo 0-0, quindi non perdendo, ha battuto il Napoli, ha avuto modo anche di battere il Crotone, insomma l'ultima sconfitta risale al 21 settembre, quando ha perso con il Palermo in casa. Ma abbiamo subito qui a disposizione una voce illustre. Ti prego di metterti le cuffie. Ti prego di metterti le cuffie così che tu possa anche sentirti. Allora, abbiamo ai nostri microfoni, come ti chiami? Edoardo Compagnoni. Salve. Edoardo, ciao Edoardo, noi ci siamo già visti, io ti richiedo il nome in maniera tale da poter essere anche riconosciuto da chi ci sta seguendo su YouTube. Napoli, mi ricordo esattamente, esattamente col Napoli. Allora, io ho appena finito di dire le formazioni, non so se hai avuto modo di spizzarle anche, diciamo se l'ho viste un'occhiata, un po' di sfuggita. Sì, diciamo questa difesa a 4 è quello che ci stavamo chiedendo anche prima, Perez, Manolas, Fazio, Rudiger. Ti chiedo, secondo te dove giocherà Perez e dove Rudiger, cioè quale sarà il destro e quale il sinistro secondo te? Perez e Fazio e Rudiger, beh, non so se si alterneranno, poi anche ci sarà il mister, a partita in corso, ecco, non so. Perché diciamo che l'idea è quella che Rudiger potrebbe fare il terzino destro, che in qualche modo è il suo ruolo secondario, però poi se lo sposti a sinistra diventa un altro fuori ruolo, un altro adattato, e poi metti, però questo ovviamente gioverebbe a Perez, che giocherebbe alla destra, terzino destro, che è comunque esatto, il suo ruolo. Esatto. È vero anche che Perez può adattarsi a sinistra, quindi ecco, potrebbe uno dei due si deve sacrificare e fare il fuori ruolo. Io sì, per me può fare il due ruoli insieme, diciamo, quindi andiamo a vedere. Bisogna dire che Rudiger era un po' più difensivo rispetto, sì, rispetto a Perez. Abbiamo visto spinge anche di più quando stava in nazionale con la Germania, prima che si fortunasse poi. E non è scontato che magari stia come esserci come se fossero tutti. Vedere a partita in corsa. Senti, ci sono un paio di ex importanti. Importante o meno, due ex, ci sta Toloi e Zukanovic. Chi dell'Atalanta un po' ti preoccupa? Di cosa hai paura? Anche davanti come Gomez, che il Papu, quello è un avversario tosto. Poi ecco, non si sa anche, diciamo, nel mercato anche perché ecco c'è il Massara che guarderà sicuramente la partita, monitorerà alcuni giocatori. Chiaro. Ecco, sicuramente anche Cotoroi, diciamo che sta là a Bergamo, Zuganovic, ecco, che anche il Papo Gomez, che sicuramente sta lì e sì, costa abbastanza, però beh, chissà, bisogna vedere anche questo mercato di gennaio. Farebbe anche comodo, diciamo, a un giocatore così alla Roma, soprattutto se Salah, ecco, va in Coppa d'Africa, ecco, farebbe comodo. Però tu chi acquisteresti per quanto riguarda il sostituto di Salah? Hai già qualche idea? Vedevo anche, guarda, devo dire la verità, vedevo anche
Siccome ecco, vedo anche Muriel che è questa doppietta fantastica che anche ha una sua rigore, un gol in Sampdoria, praticamente se l'è preso quasi lui il rigore, perché sì, c'erano due rigori nella stessa azione che fino a poco fa vinceva, poi questo ribaltone che ha fatto clamoroso, sì, questo con Sampdoria, quindi anche lui non è un ottimo giocatore, ma bisognerebbe vedere la Sampdoria che come resisterà, che ha detto, ha blindato sia, ha detto l'Atalanta Gomez che anche Muriel, ha detto no, sì, non lo diamo, non, beh, però, non lo diamo proprio, poi Muriel si vedrà di fronte ad un'offerta sì, sostanziosa sì, apposta, quali saranno le scelte dell'Atalanta. Palmieri non ce la fa, ci chiedono, no, Palmieri per ora non ce la fa, c'è a sinistra quindi uno tra Perez e Rudiger, peccato, vedremo un po', vedremo un po', peccato, ti piaceva un po' quello che sta facendo Palmieri? Sì, beh, sì, anche se sì, ultimamente sì, diciamo, stava andando bene, anche se a parte qualche espulsione, ultimamente, però vabbè, sì, a parte sì, ultimamente. Secondo me è in ascesa Palmieri, perché comunque stava iniziando a giocare sì, un calcio sì, decente. Sì. Senti, ti chiedo, poi ti lascio Andiamo come esatto, se qua il Bulma della Roma quasi, arriva, e così, ecco. Ti lascio alla partita e magari al dolce, non so cosa ti mangerai. Sì. E il tuo punto pronostico? L'altra volta, vabbè, questa è abbastanza dura come pronostico, perché è una partita abbastanza tosta. Diciamo, per me il pronostico do... Bah. No, un pareggio no, però guarda, vedendo anche... Diciamo, dai... speriamo sempre per la Roma, dai, do uno per la Roma, dai. 1-2, perfetto. Roma, dai. Ti ringrazio grazie, per il tuo intervento. Grazie. Ti auguro buona partita. Grazie. Ciao ciao. Grazie. E rientriamo quando mancano pochissimi minuti all'inizio della partita, quindi noi ci prendiamo un buon caffè, lasciamo gli amici di Facebook che ci hanno fatto compagnia, ricordandogli innanzitutto, saluto e ringrazio Michele che mi dà delle indicazioni circa l'audio che mi hanno detto essere perfetto, quindi sono contento. Vi lasciamo da Facebook anche il link sotto, come ho già messo, per seguire tutta la partita su YouTube, la commenteremo insieme e vi racconteremo un po' le emozioni qui dal ristorante Le Streghe di Via Tuscolana 643. Io vi saluto e vi lascio il link in descrizione, ci vediamo tra pochissimo. Brutto tempo fa in quel di Bergamo, insomma abbiamo visto la nebbia, maestro, ma questo no, non è una cosa che ci fa strano, no? Quando giochi abituati a Milano, scusami, io ti dirò in causa, no vabbè, stiamo là, io ti dirò in causa, non ricordando che tu stai prendendo il caffè, caro maestro Edonio, io dirò un po' su questo, non c'è assolutamente problema.
abbiamo lo schermo alto, quindi sto così mi sento più comodo, ma tanto adesso siamo in pubblicità. Chiedo agli amici che ci stanno ascoltando da casa se si sente tanto il commento sotto, perché nel caso in cui si sentisse sarebbe un problema. Magari lo giriamo un pochino la cassa, maestro. Tanto, secondo me. No, non si sente tanto. Ho fatto un attimo un rapido test, non dovrebbe sentirsi tanto. Ok, no, perché io lo sento a cannone. Perché ce l'hai sotto al sedere, caro, buon voce. C'è la cassa infilata. Vabbè, non facciamo. Lasciamo perdere. Ci siamo quasi. Ho chiesto un po' un pronostico al nostro amico. Mi ha detto 1-2. Tu che ne pensi? Vabbè, io ho già dato quello che è il mio pronostico, ma io da qua penso che non ce la farò a fare il commento della partita, maestro. No, lo dico proprio chiaro e tondo. Da abbassare leggermente perché forse siamo storditi da questa. Devo abbassare un pochino, cerco qualcuno in sala. Altrimenti no, possiamo amplificare noi, che è una cosa che ho sempre proposto, a prima o poi mi verrà promossa questa cosa. No, beh, non è il caso, ma vedi, perché, guarda. Perché fanno il giallo rosso? Non c'era del giallo rosso nella curva. Si sono sbagliati. Atalantina, sì, forse gli hanno venduto un colore per l'altro, molto probabilmente. Che cosa strana, non me l'aspettavo. Vedere la curva dell'Atalanta con tanto giallo e rosso. Senza paura, cavalchiamo questa avventura. O generosa. Ci credono. Sì, effettivamente il fumogeno giallo rosso nella curva dell'Atalanta non lo capisco. Fa strano, vero? No, io non ce la farò mai a commentare così. Maestro, può abbassare lei per favore un pochino, oppure giri la cassa, insomma, inventi qualcosa. Nel frattempo che io parto, ricordiamo l'arbitro Rocchi, un vero provocatore da Iavento, quindi speriamo bene. C'era anche un precedente della Roma contro l'Atalanta con Rocchi, precedente che in questo momento non ho sotto mano, ma più tardi, insomma, vi andrò a raccontare. Se lei gira la cassa, ok, va bene, bravo. Ok, abbiamo risolto, grazie maestro che mi ha girato leggermente la cassa, altrimenti io rischiavo di confondermi. Capitano di giornata per l'Atalanta, il Papu Gomez, insomma, Gomez di cui si è parlato tantissimo in fase di mercato per quanto riguarda la Roma, ma insomma, come avevo anche un pochino io preventivato nel corso delle puntate precedenti, per quanto riguarda Noi Siamo Quelli, per chi ci segue lo sa bene, l'Atalanta non nelle puntate precedenti di Noi Siamo Quelli, nelle puntate precedenti. Lo so, succede, noi facciamo anche questo nella vita. Hai visto, maestro? No, non sia mai che noi per fare queste cose andremo a fare le voci in TV. Che ne sai? Vero? Da chi c'ha un occhio. Certo, in un mondo di ciechi, colui che ha un occhio è un privilegiato. La sai questa cosa? Sì. L'ha detto Andrea Bocelli. Bene, è veramente una brutta persona, maestro Antonio. Capitano, il nostro capitano di giornata è Daniele De Rossi di giornata, ma io direi capitano di una vita, insomma. Colui che è vissuto all'ombra del capitano con la C maiuscola, Francesco Totti, un Daniele De Rossi che però, insomma, a parer mio, a mio dire, ha sempre comunque brillato, nonostante ci fosse sta stella infinita che è Francesco. È tutto pronto, lì praticamente la giornata è completamente diversa dalla nostra, perché qui c'è un sole che spacca il popò. Anche se adesso credo si sia un pochino ammosciato, per fortuna no, che ci permetterà. Un pochino ammosciato è veramente una cosa brutta, maestro, non ci interessano i suoi problemi personali, anche perché ci sono delle pilloline per questo, io glielo dico. Rocchi fischia e siamo partiti, dai, e subito lui. Spinazzola controlla il pallone, lo da dietro a Toloi, io vi faccio Gagliardini dietro per Masiello, l'Atalanta che attacca ovviamente da sinistra verso destra, da curva nord verso curva sud, in completo di casa, un completo nero azzurro a strisce, pantaloncini neri, l'Atalanta subito in avanti. C'è Kurtic, fermato però da Bruno Perez, che come pronosticato gioca a destra, Rudiger a sinistra, almeno per ora, vedremo se questo sarà l'assetto tattico maestro della Roma. Maestro, ma lei non si fida di quello che dico io? Mi fido assolutamente. Non capisco questa cosa, no? Mi fido assolutamente, un assetto tattico che prevede, per fortuna ha perso un po' il passo. Lei deve avere fiducia Kurtic. In me, maestro. Bruno Perez quindi a destra, rinvio subito di Szczesny, corto proprio verso il Pera, Roma che attacca al contrario, da destra verso sinistra, incompleto, completamente bianco, Nainggolan che pare si sia fatto la boccia, quindi non so. Io sono contento se si è levata la cresta. No, non la vedo la cresta, la vedo. Ah, ok, quindi non si è tolto assolutamente nulla, io mi faccio un pochino indietro perché tra le altre cose sto in braccio allo schio, oggi non ho trovato la posizione in campo io, maestro. Ancora speriamo, no. Insomma, che la Roma non mi emuli in nessun modo.
E qui insomma la fase concitata un pochino della partita, un po' confusa, dove qui Gomez si disinteressa del pallone, va direttamente su Manuel Rudiger, si chiama così? Sì. Su Tony Manero. Francesco Rudiger. Ok, ancora Diego spizza di testa per Salah, palla che viene però recuperata da un difensore dell'Atalanta di cui non conosco il nome perché è compito del maestro. Sì. Un altro difensore dell'Atalanta per un centrocampista dell'Atalanta che adesso gioca a metà campo e cerca di smistare Kurtic. Nella metà campo però prende Kurtic, però prende un suo compagno. Poi tornano indietro da Masiello che allarga per Toloi. Dacce le quote, Masiello, dacce le quote. Toloi può cercare sulla sua Spinazzola, no, lo trova il Papu. Il Papu che smista a destra dove c'è proprio Papu, Spinazzola Papu. E Rudiger fa buonissima guardia. Allora rinvio. Pensavo, lo vedi perché a me piace Rudiger, perché lui comunque compensa con la sua esuberanza, con la sua esplosività, compensa quelle che sono le sue carenze tecnico-tattiche che comunque sembra quasi aver limato, perché non è sicuramente un cane con i piedi. Magari non è un esecutore sopraffino di calci di punizione, però comunque se la cava e per fare quello che deve fare, secondo me Rudiger non è tra i peggiori per fare quello che deve settore. Fare alla fine cambio di gioco che... Perez verso Rudiger che bello cerca il lancio per la testa di Edin Dzeko, poi De Rossi che recupera un pallone di Dzeko, ancora Dzeko che copre il pallone, bravo Dzeko, prende anche un fallo, finta sull'avversario, poi De Rossi lancia nulla, Salah che però ci arriva per primo Masiello a questo ancora punto... De Rossi che anticipa, poi di nuovo l'Atalanta che prova a ripartire col Papu Gomez che mette una palla in mezzo, sponda di Petagna che forse controlla con un braccio, sì, calcio di punizione per la Roma e c'era anche un giallo secondo me, no, secondo me vabbè, no, era uno stop venuto un po' male, certo, dai. Perché se no, Petagna deve prendere il giallo da rovina Davide a te, no, vabbè, a parte quello, ma non era sicuramente un fallo da giallo, persona ed in Dzeko per Salah coperto da due avversari, poi Daniele De Rossi gira di prima, un De Rossi che ha già commesso un paio di errori fortunatamente non letali per quanto riguarda la Roma, il Papu Gomez che tagna, ancora Petagna, punta Fazio, almeno ci prova, ancora palla per il Papu Gomez che tira in porta una mozzarella, per fortuna, e finisce nelle braccia di Igor Szczesny. Poi c'è Szczesny che blocca, ah no Igor, no è Wojciech, blocca semplicemente, prova ad andare avanti verso Dzeko, ma c'è sempre un Atalanta che pressa un po' sulla schiena, c'è sempre un Masiello di troppo lì, c'è sempre un Masiello, no, in quel caso si trattava di Caldara che in qualche modo ha messo, che l'hai riconosciuto dalla temperatura, esatto. Strootman, Salah che sbaglia completamente il passaggio arretrato per Bruno Elpera, palla che esce, regaliamo un fallo laterale agli orobici, c'è bisogno di più concentrazione in queste fasi, in questa fase iniziale che secondo me l'Atalanta sfrutterà per cercare di colpire la Roma proprio nell'indecisione di che cosa, sicuramente di aspettarsi una squadra magari sfacciata e di non sapere se l'Atalanta, quasi raggiunta la quota salvezza praticamente, si fermerà oppure continuerà questa avventura come l'hanno chiamata i tifosi. Io amo quando il maestro Aitonio si incarta in discorsi dai quali poi fa fatica ad uscire. Assolutamente no, ho fatto semplicemente un discorso che secondo me l'Atalanta, grande recupero, l'Atalanta spingerà tantissimo in questi primi minuti proprio perché si aspetta una Roma un po' indecisa da questo punto di vista, e la Roma deve stare concentrata. Nel frattempo maestro, se lei è d'accordo con me, è d'accordo con me? Su che cosa? Nel frattempo danni, che succede? Buon voce. Io continuo con la cronaca perché c'è l'acqua, feci cadere ma chiusa era. Ah, meno male. Per un attimo ho temuto il peggio. Fazio lascia la palla a Nainggolan per Edin Dzeko che poi perde il pallone. Allora ci sta che sì, che la ammanestra a maestra. No, dico, ma lei è d'accordo con me? Su che cosa? Gagliardini, per fortuna scivola che si è già il secondo vedo giocatore. Vedo un De Rossi, caro maestro Edonio, che è molto confuso in fase di impostazione ma è molto concreto in fase di interdizione. Speriamo che in qualche modo riesca a colmare questa sua laguna. Caro voce, vedo già scivolare tanto dei giocatori dell'Atalanta. Sicuramente una tanta nebbia. Spero non troppo. Quindi è qui Rudiger lancia a terra Gomez. Vabbè, l'ha proprio lanciato. Vedere un duello Fazio Gomez, perché Fazio è un animale in confronto, quindi sarà divertentissimo. Sì, solo che stiamo attenti, che Gomez se gli scappa è finita, maestro. Speriamo di no. Su quello penso ci potrà pensare in qualche modo mano l'asse. Ma qui c'è che sì, che lascia a Zukanovic dietro per Caldara, che va a fare quasi il centrale aggiuntivo qui. Sei sicuro? Ma prima, scusa, allora prima era Masiello, lo vedi? Era Masiello, sì, c'è sta Masiello. No, tu mi hai detto Caldara, invece no, era Masiello. Qui Rudiger che tenta un colpo di karate. De Rossi che prova a recuperare su Petagna, attenzione De Rossi che...
quasi commette fallo, però Petagna allarga sulla sinistra per Kurtic, il tiro di Kurtic fuori. Tiro di Kurtic che ha preso il portone del ristorante Le Streghe in via Tuscolana 643 a Roma, da dove stiamo trasmettendo la partita. Ma che tiro ha fatto? Beh, vabbè, dai, ci ha provato. Non era nel frattempo, la cosa più bella del tiro di Kurtic è stato vedere il muro giallorosso dietro la porta di Wojciech Szczęsny. Questo significherà che nel secondo tempo la Roma attaccherà proprio sotto la curva ospiti, e quindi questo. E quindi io famo là, dici, speriamo, speriamo che un paio glieli famo già adesso, perché comunque sarebbe importante mettere la gara già in discesa. Ancora Rudiger sulla sinistra, una palla insomma abbastanza scomoda per Nainggolan, che torna dietro da De Rossi. Nella nostra tre quarti, De Rossi allarga per Manolas, ancora Manolas, una palla molto scomoda per Salah che tenta il passaggio di ritorno e poi subisce tunnel da Kessi. Un Salah che nonostante commetta fallo non riesce a recuperare il pallone, demoniato. Poi Kessi anche da terra, anche da terra recupera un pallone molto bene Kessi. Allora Kurtic è costretto a tornare indietro da Masiello e poi ha cercato di servire proprio Kurtic, ma la palla era giocato che qua la palla usciva, probabilmente sì. Quindi rimessa laterale per la Roma, se ne occupa Bruno Perez. Ancora De Rossi sulla tre quarti, De Rossi che viene pressato, torna indietro da Manolas, Manolas per Szczęsny. Szczęsny per Manolas, se non sei nessuno. E certo, ancora Manolas per De Rossi. Ancora Manolas, una Roma che non fa movimento, quindi il difensore greco fa fatica a trovare un compagno libero, lo trova in Edingeco che spizza la palla indietro verso Diego Perotti. Diego Perotti che viene però anticipato, palla al portiere, rilancio per l'Atalanta, palla a centrocampo che viene conquistata da Manolas che la serve subito per Nainggolan. Nainggolan che di prima prova a servire in mezzo Dzeko, palla che viene intercettata, ma ancora c'è Bruno Elpera e poi una giocata di Nainggolan, che ha del praticamente sublime, ancora una volta scivola Kurtic, inciampa e quindi rimessa la terra per la Roma, tocca a loro che ci frega, che ci frega noi. De Rossi da una palla in mezzo che non è né carne né pesce, si conferma insomma conferma quella che era la mia impressione iniziale in fase di impostazione. Adesso il Papu Gomez è largo sulla destra e allora il Papu viene raggiunto da Rudiger. Per fortuna il cross fa schifo, di conseguenza Szczęsny blocca il pallone. Riavviami il programma per registrare la cronaca, caro voce, perché si era impallato e vorrei evitare di perdere i gol. Salah sulla destra porta avanti il contropiede giallorosso. Salah talloneggiato da un paio di giocatori dell'Atalanta, subisce il fallo che non viene però redarguito dall'arbitro, di conseguenza l'Atalanta riparte. C'era però un fallo e c'è tanto fischiare allo stadio dell'Atalanta, al stadio di Bergamo, quindi questo mi dà lo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Mi fa capire, se non lo volevo ripetere perché l'abbiamo già detto tante volte, mi fa capire che c'è tanta controparte giallorossa per quanto riguarda il tifo. Fazio recupera un bellissimo pallone, una Veronica, poi lascia il pallone a Nainggolan per Salah, ancora Nainggolan con tranquillità lo lascia a Daniele De Rossi e cerca di Dzeko che fa un appoggio interessante per Nainggolan, la mette dentro dove c'era Strootman, ma arriva per primo Toloi, quindi era Strootman. Calcio d'angolo della Roma, possiamo riavviare, non so, fare la gestione attività. Calcio d'angolo sotto la curva dell'Atalanta, quella che sarebbe curva nord, sotto praticamente sotto il settore della Tevere allo Stadio Olimpico di Roma. Se ne incarica Momo Salah, va a battere questo calcio d'angolo, forse potrebbe essere corto, è così, cross al centro di Diego Perotti, dall'altra parte viene messo fuori al centro dell'area da un difensore dell'Atalanta. Allora Nainggolan lascia corto per Rudiger, Rudiger investi di terzino, scivola anche lui, ma per fortuna dall'altra parte c'era Toloi, ancora una volta metterà il pallone in calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo di questa partita per la Roma, quando sono già trascorsi 10 minuti allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. 2 corner per la Roma, 0 ancora per l'Atalanta, un sacco di fischi, tanti fischi ovviamente proprio là sotto, guarda che muro blu. Bella questa favola dell'Atalanta quest'anno, quinta posizione per ora, speriamo si fermi qui. Favola che speriamo diventi un incubo quest'oggi, caro maestro. Angolo battuto e c'è il colpo di testa di Fazio. Che purtroppo è stato bloccato da Beriscia. Beriscia sta facendo una bella stagione, vedi Perotti. Però ti batte corto per Nainggolan e per Salah, cross al centro, Fazio sbuca travolgendo anche un paio dei difensori, un armadio Fazio. Quindi Papu Gomez sventaglia centrocampo, dove c'è proprio ancora una volta Federico Fazio che con queste gambone lunghissime. Fa Rudiger? Rudiger, mamma mia, Rudiger per un attimo, momenti fa una cappellata gigantesca. Fa una Juan Jesusata. Juan Jesusata, fa una JJ-ata.
Però poi insomma Szczęsny che recupera ancora palla per Rudiger, che arriva nella metà campo dell'Atalanta. Rudiger che poi gira per Diego Perotti, Perotti che si avvia verso il fondo, ha due avversari davanti, Perotti che rientra sul destro, mette palla in mezzo, Perotti per Salah che viene un po' bassino, anticipato da Caldara se non sbaglio, però loro sbagliano il rinvio, ancora De Rossi al limite dell'area, sbaglia il controllo, poi subisce fallo Daniele De Rossi, ma c'è il vantaggio per il possesso palla di Diego Perotti. E ancora De Rossi che torna indietro e ha subito un brutto pestone, Daniele, palla che viene messa fuori, ha subito un brutto pestone e si lamentano i tifosi dell'Atalanta, ma c'è poco da lamentare, diciamo palla noi. Ma più che altro quello è anche un po' per destabilizzare l'ambiente, per mettere un po' di pressione ai giocatori giallorossi. Ma scusami, ma io ho palla sulla tre quarti, chiedo di buttarla fuori, ma che ti lamenti? Ma cioè, no, vabbè, sì, no. Più che lamentarsi del fallo in sé, secondo me è anche un po' un discorso, no, dicevo, perché non ci capiscono niente. Un discorso anche un po' per intimorire forse, no? Daniele De Rossi a terra, dodicesimo minuto, ancora risultato fermo sullo 0-0. Daniele De Rossi a terra, belle queste panchine, quasi no, c'è un bello stadio Atalanta, guarda che carino, le panchine inglesi, sì, con tutti i giocatori in bella vista, eh? Bello, bello, c'è una panchina folta, l'abbiamo letta prima per quanto riguarda la Roma, tanti bei giocatori, qui palla che viene restituita dalla Gomuz a Rudiger che torna indietro da Strootman per Manolassa. Manolassa invece viene così. Manolassa che lancia lungo per il Pera, che viene però controllato da come si chiama quello, Kurtic. Dai. Non so lei che cosa stava facendo, stavo cercando di capire come anche funziona il computer, più o meno sì. Qui l'Atalanta perde un attimo di tempo per battere questo calcio. Calcio di rimessa con le mani, certo, questo calcio di rimessa con le mani colpito al volto, poi Manolas l'hai chiamato, c'è il fallo di mano no, non credo di mano, forse proprio colpito, gli ha dato una gomitata, forse ancora una volta Petagna con le mani, no. È successo. Ci ha dato fallo. Fallo per la Roma, già battuto. Fazio per ancora Manolassa per Salah che viene. Non si capisce per quale motivo non ci fischiano i falli. Abbiamo visto un Salah che ha fatto praticamente una giravolta su se stesso. Daniele De Rossi che sbaglia ancora la misura del passaggio, però insomma buono l'intervento. Ancora Salah che stoppa palla, gira per Nainggolan, ancora Nainggolan mette palla giù, Nainggolan spara, palla per Dzeko, Edin Dzeko è dentro l'area, Edin Dzeko che si perde dopo il primo tocco e poi rimedia un calcio d'angolo. Si era perso il pallone lì Dzeko, poi a fare la lotta con Caldara, alza le braccia per dire non l'ho toccata, ma secondo me sì, ma non incazzata, sì, ma che voglio. Ecco. Oddio. No, mi sa che comunque l'ultimo look è di Caldara. Comunque, fatto difficile, sta che però, eh? 14esimo minuto appena scoccato, calcio d'angolo ancora una volta, corto di Perotti per Salah, colpo di testa dall'altra parte, la palla pochissimo alta sopra l'incrocio dei pali. La Roma che è il terzo corner che batte, corto, ma c'è un altro corner, quindi c'è stata una deviazione. Colpo di testa, Salah, quindi molto probabilmente ha preso la porta, incontra la deviazione di un avversario. No, era Fazio. Era Fazio che però ha fatto a scambiarlo con Salah, no, infatti non è angolo. Non è angolo, battuto da Berisha, diciamo, non c'è capito niente questa azione, questa rimessa dal fondo. C'è una simpatica statistica, che i gol subiti dalla Roma sono soltanto uno in meno rispetto a quelli dell'Atalanta, 12-13 per la Roma. Perché dici sta cosa adesso? Ma perché statistiche possono interessare a qualcuno. Lo sai che poi se prendiamo il gol è colpa di quello da essere Music? Sicuramente sì. Nel frattempo Perez che prende un colpo al volto allo zigomo, si tocca all'altezza dell'occhio destro qui per qui c'è una bella gomitata di Zucchinovic. Ti manca un po' Zucchinovic? Manca un po', ma niente, sai che significa niente? Niente, non la sa la partita. Non è, quindi nulla. Perez alla decima partita stagionale batte questa rimessa laterale, cioè, si fa vedere il ninja, gliela ridà per Perez che sbaglia il primo controllo, poi però recupera palla, non si sa come, ma la recupera ancora Perez che punta il fondo. Perez sulla destra prova a mettere un pallone in mezzo, poco convinto, fa buona guardia alla difesa dell'Atalanta, però c'è un buon recupero di Rajan Nainggolan che prova a mettere palla in mezzo e c'è una deviazione di Caldara, penso di Ascella, Zucanovic ed Ascella, ma la mano, vabbè, comunque al di là di tutto, bravo, bellissima giocata, ancora Nainggolan in mezzo, Nainggolan entra in area Roma che viene fermata, insomma, che si infrange sul muro nerazzurro. Guarda sto Petagna quanto è forte, oh, ma quanto è forte, che ma è proprio bravo Petagna, vai, fermate. Bravo Manolas. E qui c'è un grande recupero di Manolas dall'altra parte del campo, a centrocampo. Alla sinistra di centrocampo, praticamente sta facendo questa cosa. Manolas, Atalanta che è costretta a battere questa rimessa dal fondo con sei palloni in campo. Se ne occupa Rafael Toloi, uno dei due ex di questa partita. Giovanni Toloi. Giovanni, Raffaele.
Toloi ancora corto, oh, Fazio, vai, no, no, grande recupero di Perotti, però qui sbaglia l'appoggio De Rossi che però incontra un intervento dell'avversario, quindi fallo laterale per la Roma, già battuto da Rudiger che scambia con De Rossi, ancora Rudiger per De Rossi che si addormenta un pochino, poi di esterno dà una palla a Dzeko per Strootman, ancora Strootman scambia con Perotti, Perotti che va in sovrapposizione, Strootman ancora palla per Perotti, Perotti che punta l'avversario, dai, superalo, serie di finta, ancora Perotti, Diego, cerca di guadagnare il fondo, guadagna un fallo, arriva Spinazzola a metterla fuori sotto gli occhi di Gasperini un po' sottotono, secondo me non si sta sbracciando più di tanto, forse è contento di questo avvio di partita dall'Atalanta, però non è che sta a perdere con il pallone tra le mani, se ne incarica, non c'è nessuno, si fa vedere, c'è Nainggolan che forse tenta di smarcarsi, così è infatti, però recupera bene Toloi, sì, forse Raffaele Toloi, allora palla proprio a Petagna che la tiene, ha un buon possesso palla, Petagna subisce il pressing di Fazio sulla tre quarti, ancora Salah che gira per Bruno Il Pera, ancora Bruno Il Pera, una palla e mezzo che inspiegabile, no, era Perez. Pallone molto scomodo questo di Perez. Secondo me no, molto scomodo. Però da fan cross l'ha mandata in curva. Sì, ma guarda, secondo me gli si è spostato mentre crossava e l'ha mandata proprio fuori. Succede. Se fa il pizzicarolo, hashtag succede. Quindi Beriscia si incarica dell'ennesima rimessa dal fondo. Beriscia che c'ha qualcosa da Alessandro Preziosi. Non lo so. Lo Beriscia che c'ha ancora qualcosa della Ziese dentro. Molto probabilmente sì. Speriamo che si scordi di essere un ex sbiadito. No, speriamo che si ricordi perché ci dice bene. Però se se lo ricorda, capace che para tutto. Quindi evitiamo. Che sì, sulla sinistra lo segue Manolas. C'è storia. Contra un certo Manolas che si frappone tra lui e il pallone. Quindi palla per Szczęsny che di prima rinvia verso Salah, pallone recuperato da Masiello, ancora l'Atalanta, prego maestro, con Gagliardini che passa per un Papu Gomez che cerca l'imbucata dalla parte di Spinazzola, la trova però non c'è nessuno in area, arriva dall'altra parte Kurtic perché sì, il pallone è lunghissimo anche per lui e quindi rimessa dal fondo per la Roma De Szczęsny, pensa che la prende che sì, invece che no non la prende nemmeno che sì, non ci arriva, guarda, quindi la nebbia. Mamma cioè mia. La nebbia è talmente tanto bassa che gli spettatori in alto praticamente sono coperti, non si vedono. Dovrebbero mettere gli abbaglianti. Che bella cosa, eh? Ricordiamo che tra le tante cose oggi su c'è anche il nostro buon Federico Prosperi. Buon Fede Prosperi, a cui mandiamo un bacio, Fede Prosperi, capire che sarà coperto... Sì. No, sarà tipo col passamontagna. Io voglio un selfie di Prosperi in questo momento. Toloi fermato addirittura dai Di Dzeko. E allora da quella parte Perotti per Nainggolan nel cerchio di centrocampo. Nainggolan che gira per tutto, che cosa ha fatto Dzeko? È tornato a difendere e ha fermato Toloi. Lo so, cioè. Veramente un buon sacrificio quello di Edin Dzeko. Però già ha raggiunto la posizione. Nainggolan lo cerca, trova dall'altra parte. È Bruno Il Pera quello, te li sbagli. Ma quello è Nainggolan. No, è Bruno. Che sta a fare là? Si è accentrato. Se tu segui l'azione dall'inizio, Manolas ancora per Strootman. Strootman che girerà per. No, gira ancora per Manolas. Non è male, scusa, Strootman palla in mezzo dove Dzeko non arriva, dai, stai zitto, che la sei persa, ammettilo. Che ce fa Strootman terzino destro, per esempio? Ammettilo. Succede, ma fanno come gli pare. No, una Roma molto mobile comunque, ci sta mettendo un pochino in difficoltà, perché insomma vediamo giocatori fuori ruolo, poi si assomigliano tutti, no? Si scambiano, guarda, se giocano vicini, Manolas, Kozov, no, ma che, dai, sciocco, Manolas, Strootman e Perotti... Fai confusione da morire. Vabbè, chiaro. Così come quando giocano vicini Nainggolan e Bruno Il Pera. Batte Beriscia, va a staccare di testa Szczęsny a centrocampo. Certo, come no. Stai facendo la blocca facile Florenzi. Subisce fallo Petagna da Kevin Strootman. Guarda che Petagna, ragazzi, è un bel prospettino. Oh, ma è stufato. È un bel prospettino. Io lo dico anche per la Roma. Vabbè, ma dove vai? Ma che Petagna è un giocatore da Roma? Ma state vedrai, lo vedrai. Ma falla finiscila. Allora, Toloi ancora a destra. Con Toloi per Coso Cosini. Recupera Gomez. Insomma, una palla non comoda. Attenzione, che Rudiger... Ma che vuoi? Ma che stai a fare, Gomez? Che fai tocchietti sotto? Ma magari te dà un carcio, Rudy, che ti stacca le gambe. Gagliardini entra facile in area. E poi fa un tiro svirgolato. C'è solo potenza nel tiro di... il boato dello stadio Atleti Azzurri d'Italia. Ma è Gagliardini, insomma, fa una bellissima cosa. Bella. Qui. Ricorda un pochino il movimento che fece il buon Cholevas. Solo che poi non la spara dentro. Sì, solo che poi non la spara dentro. Ancora Manolas, palla rasoterra per Strootman, ma è palla molto lunga, quindi recupera l'Atalanta. E trova da questa parte Papu Gomez, meno male che è lunga pure la sua, inseguito da Rudiger ma anche da Dzeko Perotti, che potrebbe sicuramente aiutarlo in quanto a velocità. Infatti così è, perché Rudiger ci mette il corpo ed è rimessa dal fondo, sì. Rimessa dal fondo per la Roma, sì, si lamenta qualcuno, si lamenta Papu Gomez, ma in realtà stadio.
in realtà non, cioè, è inutile che prova a fare lignaggio. Salchipatta. KK. Chesney subito per Kostas Manolas. Kostas Manolas ancora che alza la testa e cerca un compagno libero, cerca di dar palla ad Edingego. Edingego che stoppa il pallone al centrocampo, un Edingego molto mobile che poi torna da Rudiger. Rudiger ancora per De Rossi, però... che torna indietro da Emiliano Chesney, ancora Chesney per Giuliano Manolas. Però secondo me Manolas per Salah che viene costantemente gli spazi, perché Dzeko in quel caso stoppa il pallone, la prima cosa che fa è pensa a darla dietro e torniamo da un rinvio. Infatti guarda, ho visto un Nainggolan in questo momento anche un pochino sconsolato. Alza la testa proprio per Nainggolan che Perez, la gira quello. Per wow. No, al centro io sto di ed sta buono. Sto scherzando. Mi confondi. La mette fuori Masiello e quindi una confusione generale anche per quanto riguarda l'Atalanta in questo momento. Qui sembra di vedere il John Travolta confused, vero? Rudiger al campo che si gira, esatto. Ah, oh, Rudiger, una buona palla per Edingego sull'out di sinistra che fa buona guardia, poi gira per Nainggolan va verso il fondo, ancora Nainggolan, no, la tiene sulla linea. Bravissimo. La tiene sulla linea Nainggolan e guadagna un fallo laterale. Bravo Ninja. Se l'era quasi portata fuori. Un po' fortunato, sì. Questa è una cosa che in genere fa. Bravissimo, guarda come la tiene. È una cosa che in genere fa Diego Perotti, che si sposta. Ma Diego Perotti la fa in un certo modo. Esatto, quindi c'è Nainggolan. Ancora Diego, ecco. Perotti, lo vediamo in questo momento. Segna, Perotti, guarda, che gioca da fermo. Palla per Nainggolan che non mette la palla in mezzo. Ce lo fa in questo momento Strootman. Palla molto morbida, leggibile da parte della difesa dell'Atalanta. Poi Manolas per il Pera che torna da Chesney che la passa uno in curva, che si porta il pallone a casa. Tu c'hai qualcuno del Bologna o del Palermo? No, solamente no. Perfetto. Non ce ne può fregare di perché meno. Perché sono sull'1-1, quindi magari aveva segnato qualcuno. Vabbè, no. Sei davanti a destro, non so se ti può interessare. No, ma a me non mi devi neanche nominare. Bene. Procediamo con la cronaca di questa partita. 23esimo minuto, siamo entrati già nel 24esimo. Manolas la mette al centro per Raja Nainggolan. Bella palla di prima per Nainggolan. Però viene anticipato Salah che su cui fa guardia. Guarda Caldara che cosa sta facendo su Salah. Caldara gioca a uomo fisso su Salah. Credo sia Kurtic. È Kurtic? No, ma Caldara Kurtic sta è biondo, parte. Zio. Caldara, allora è Zucanovic. Perché allora Caldara è Zucanovic. Ok. Perché Caldara sta a destra. Vabbè, Zucanovic e Caldara hanno pure i cognomi simili. Molto. Uno se sbaglia. Molto. Zucanovic, quindi... scusami, Kurtic che ha una petagna sul ginocchio. Ma brutto sciocco. Zucanovic che gioca a uomo su Salah. E questo va un pochino a leggere quello che diceva anche lei in trasmissione ieri, maestro. Io non c'ero, ma la seguo e sono molto d'accordo con lei. Quindi insomma, hai sentito anche le offese che ti ho lanciato? Assolutamente sì. Lo ricordiamo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 18:20. Noi siamo quelli, seguiteci. Perché... sulla web radio di romanews.eu e su, ma questo canale anche. Su questo canale. Assolutamente, maestro, lei diceva insomma che, anche riprendendo un pochino le mie parole, per carità, ma te che Salah è colui che sposta gli equilibri, quindi faceva anche l'esempio della partita con l'Inter, no? Quindi ha ripreso un pochino le mie orme. Mai detta sta cosa, sì, ma come no, ci mancherebbe. Non ho nominato lei è una mia brutta copia. Però seguiamo questa partita, perché l'Atalanta sta cercando di ricamare una trama offensiva. Si affida in questo caso a Spinazzola che no, lascia volevo, a Toloi. Scusami, però volevo semplicemente dire che c'è Zucanovic che sta giocando a uomo su Salah e non lo sta facendo giocare, ed è una Roma che trova difficoltà ad avere degli sbocchi offensivi, perché oh, ecco, qui c'è una bella palla adesso a centrocampo per Strootman che gira per Nainggolan ancora che allarga palla per Diego Perotti, uno serve contro la fantasia uno di Diego contro Toloi, ancora Perotti guadagna il fondo, Perotti grande finta, Diego. Mette una palla in mezzo per... Perotti, oh! Di Diego, mamma mia, la palla fuori dentro. Di un soffio è Diego. Diego, bellissima azione, la raccontiamo. Perotti alla fine ha mandato bevuto. Ti ricordo ti che... amo, no, ti voglio bene, correggere, non era Toloi ma era Spinazzola che era andato ad aiutare su quel fate fronte. Qualcosa a questi è assolutamente un scrivere un supporto, da rifrangenti, no, una correzione redarguita per te, quindi cross al centro, manda bevuto appunto Spinazzola con una finta, rientra sul destro, manda cross al centro, è una brutta cosa comunque. Cross al centro di Diego Perotti, stacca ad Dzeko e palla di pochissimo fuori, bravissimo qui Dzeko per Salah, oh, guarda che palla Salah. Che da Dzeko,
Mamma mia, sala di destro, parata, blocca, che palla Berisha gli ha dato Dzeko. Bellissimo, palla della Francesco Totti. Esatto, vabbè. Sembrava un pallone del capitano. Sembrava veramente un bel pallone di Francesco Totti di destro al volo per l'inserimento di Salah, proprio col contagiri, perché poi lì devi considerare che Salah al difensore glielo dà un metro, se parte con la giusta accelerazione. Gol anche di Bernardeschi, non so se ti interessa, no, non ce l'ha Bernardeschi, quindi Gagliardini. Nel frattempo l'Atalanta è sempre avanti. Una brutta palla persa da De Rossi, eh. Sempre avanti Papu Gomez, ancora Rudiger su di lui, bravo Szczęsny però a coprire il cross al centro indirizzato proprio per la testa di Petagna. Allora la Roma può ripartire a destra con Bruno Perez, cioè che sì su di lui, Bruno Perez si ferma, torna indietro da Daniele De Rossi, no scusate, è qua adesso è Daniele De Rossi, quello era Kevin Strootman. Sì. Ancora Dzeko che copre il pallone, Dzeko che bravo, allarga bene per Diego Perotti, no, che sbaglia, si perde il pallone, lo recupera Spinazzola che serve Papu Gomez in tre sul Papu. Oh, grande Diego Perotti che rientra sul Papu Gomez e comunque riesce a servire Spinazzola. Ancora Spinazzola e punta il fondo con davanti Fazio. Spinazzola, palla in mezzo, non c'è nessuno. Non si addormenti, mi raccomando, glielo chiamano, quindi mette il pallone fuori. Atalanta in avanti al 27esimo minuto, se ne occupa in questo caso della battuta Masiello, no, lascia il pallone a Zukanovic che ha una bella gettata, potrebbe anche cercare Mario Zukanovic. Oh, scusa, Enrico Zucano. No, va dietro verso proprio Masiello, che vediamo cosa ha intenzione di fare. Ci va su di lui Salah, bravo qui Daniele De Rossi in scivolata a interdire e a capire dove doveva andare a finire quel passaggio. C'è Dzeko che va in pressing su Toloi, però arriva per primo invece dall'altra parte il numero 13, Caldara, e quindi Berisha può ripartire non senza qualche difficoltà. E qui Salah sarebbe dovuto salire un pochino, sì, un pochino, cosa che non fa, un Salah un pochino svagato. Eccolo qua. Molto probabilmente la marcatura uomo di Zukanovic, adesso un Salah che recupera un fallo laterale. Protesta. Ma i tifosi della Atalanta sono indemoniati, per ogni cosa fanno un casino, quindi il clima sicuramente non aiuta. Non favorisce la squadra giallorossa, ma questo dovevamo aspettarcelo. Insomma, notoriamente non siamo molto simpatici agli amici europei. Anche se fosse, voglio dire, stiamo giocando contro la tua squadra, è chiaro anche che sei un pochino contro. E calcio c'è di punizione della Roma, però, c'è il fallo su Kevin Strootman. E lo sentiamo lo stadio fischiare. È sempre. Fallo di Gagliardini su Strootman. Sì, una ginocchiata. Scusami tanto. Ginocchio contro ginocchio, tra l'altro anche molto doloroso. Qua, e qui vediamo la palla del Dzeko. Una gran bella palla di prima. Che purtroppo calcia anche bene, sì, sì, molto destra. Bene, purtroppo non l'ha alzata abbastanza, lì fosse stata sul sinistro un bel esterno, sì. Non c'erano scuse, tra l'altro appunto ha calciato punizione, anche molto bene. Punizione per la Roma sulla tre quarti, va Daniele dalla destra, se ne occupa Daniele De Rossi che molto probabilmente metterà palla in mezzo, vediamo esterno Strootman, Rudiger, Fazio, Manolas, Dzeko a saltare, visto Strootman esterno senza nessuna marcatura, De Rossi mette palla in mezzo, Dzeko che viene anticipato, arriva prima Zukanovic, no, ma viene anticipato da Zukanovic, per quale motivo non c'è dall'angolo qui? Per quale motivo non c'è dall'angolo? Cerchiamo di rivederla. Scusa, forse fuori gioco? No. No, è regolarissimo. Non c'è assolutamente fuori gioco. Ci arriva vediamo. Qui è calcio d'angolo. Aspetta, ragazzi, non lo so, guarda. Sai. Oh, è calcio d'angolo. Questo è angolo netto di Zukanovic. È angolo netto, insomma, non... Anche dalla sala ci dicono, effettivamente sembrava angolo. Non ho capito, guarda, vabbè, te giuro, sti arbitri di porta, non ho capito a cosa servono. Sì, l'arbitro di porta, in questo caso non ti so dire di preciso chi sia, ma l'arbitro di oggi è Di Fiore, non so se l'abbiamo detto prima. Non servono niente, noi li nominiamo ancora. Vergolan, Sala, entra dentro l'area, ancora Sala. No! E c'è l'anticipo di Berisha, sto figlio del... C'è serenità perché Salah si è mangiato un altro gol molto simile rispetto all'azione di prima. Questa volta è Nainggolan a dare un pallone filtrante, supera bene Masiello. Attenzione al contropiede dell'Atalanta, poi Fazio torna di testa, c'era anche fuori gioco del Papu Gomez. Insomma, la Roma molto vicina al gol con Salah che però spara su Berisha, che bisogna metterlo, fa buona guardia, ma l'avevamo detto insomma che si sarebbe galvanizzato molto bene in questa partita. Dzeko fa buona guardia su questa palla, ancora De Rossi che gira d'esterno per Kevin Strootman, che gira la palla in maniera inguardabile per Bruno Elpera e manda direttamente fuori, e poi deve tornare di corsa su Kessié, perché sennò altrimenti sarebbe stato completamente solo. Un Kessié che è coperto, la tiene, non è mai fuori questa, la tiene, no. Ma che be fischiate, l'ha tenuta, se vedeva. Mamma mia, cioè, meno male che non sto là. Ancora al centro Nainggolan per Salah. Bravo, che mette ansia. Sì. Mette ansia a Zukanovic, che è costretto a buttarla fuori. Questi si lamentano troppo, però. Sì, assolutamente.
qua lo vediamo, no, qua Salah ha sbagliato completamente, tanto di sinistro, sì. Voleva fare il tocchettino sotto, ma potevi sparare una mina e basta, che fai i tocchetti sotto? Vabbè, è stato anche fortunato Berisha che c'era Masiello. Da dove siamo noi è tutto molto facile, maestro, vabbè, questo. È chiarissimo. Allora, Bruno, il Pera per Nainggolan ancora, Nainggolan che viene messo giù, a mio parere. Calcio di punizione per l'Atalanta. E invece Rocchi... se la prende con Nainggolan. Me ne pure ammonito, mi sa. Speriamo di no. Che è successo? Rivediamola un attimo. Nainggolan protesta. E Di Fiore gli dice: la prossima la ammonisco. Vediamo che è successo. Di Fiore è Rocchi comunque. No, perché Nainggolan, guarda, vabbè, qua un po' ingenuo. Nainggolan che fa la forbice su. Sì, su perché non è stato dal fallo, ha rosicato. Ma se va così, no? No. Però Nainggolan deve stare anche tranquillo perché è un giocatore preziosissimo e prendere un giallo a mezz'ora dall'inizio della partita sarebbe scomodo. È Rafael Toloi qui a tenere il pallone, prova a servire. Bravo Toloi, De Rossi che per il momento prende palla, poi viene ancora palla intercettata dal Papu Gomez che salta De Rossi come un birillo e gioca ancora con Coso, Spinazzola. Papu Gomez e Spinazzola, sì, stavano duettando i due. Il numero 10 e il numero 37 dell'Atalanta è proprio il Papu, lascia il pallone a Spinazzola. Sì, un po' in decisione tra Toloi e Spinazzola, se ne occupa proprio quest'ultimo. Spinazzola che dà palla Toloi. Invece a Toloi, che molto probabilmente la darà a Spalletti. No, la dà al Papu. Il Papu la grande recupero di Daniele Rossi, ancora no, attenzione Diego Perotti. Perotti scivola. Rifà la stessa cosa, scivolare, bravo Diego Perotti. Diego che prova a coprire il pallone ma viene anticipato ancora. Dai. Diego Perotti sulla sinistra. Teniamola. Vai Diego Perotti sul centrocampo. Bravo. Toloi gli si abbatte addosso eppure rimbalza indietro che come era piantato bene a terra Diego Perotti. Nel frattempo da qui possiamo vedere il cielo di Bergamo che non c'è un briciolo di sole ma neanche gli hanno raccontato e qui c'è una palla di ritorno sbagliata sul fallo laterale di Rudiger da parte di Nainggolan. Palla calibrata male, insomma ragazzi non possiamo sbagliare queste cose così semplici perché altrimenti la partita non si metterà mai bene. Qui c'è un fallo laterale, palla recuperata da Costas Manolas, ancora Manolas per Salah che lascia scorrere Zucanovic. Il pallone però perde l'attimo, ancora l'Atalanta con Kessi nel centrocampo, Zucanovic ancora che dà palla in mezzo, dà una buona palla in mezzo a Kurtic. Sbaglia Zucanovic nell'assistere Kurtic che sbaglia il movimento, se taglia in mezzo lì si è trovato solo davanti al portiere, ma azione che è già ripartita con Rudiger sulla sinistra. Rudiger che lancia lungo per Edin Dzeko che fa buona guardia. Dzeko che gira benissimo per Raja Nainggolan, ancora Nainggolan che gira ancora su Dzeko sull'auto di sinistra, ancora Dzeko punta l'avversario, ancora Dzeko punta il fondo, Dzeko di sinistro mette una palla in mezzo sul secondo palo. Dzeko fa il Perotti ma lì non c'è nessuno. Dzeko fa il Perotti ma non c'è poi il piede di Perotti e mette palla in mezzo. Però quindi... qua, che succede? Ah no, beh, la palla che esce dall'altra parte quindi sarà fallo lateroso per se ne occuperà probabilmente proprio Ervin Zucanovic. Uno Spalletti molto perplesso, Così è, prende il pallone Ervin Zucanovic per battere l'ennesimo fallo laterale dell'Atalanta. Qui stiamo ripetendo l'azione prima e questo era angolo tutta la vita, era angolo. Comunque mi viene in mente quando Ervin Bet arriva al Gozon Bet. Comunque andiamo avanti. Manolas che recupera, anzi Fazio che recupera il pallone per Bruno El Pera che poi sbaglia, ancora Fazio per Bruno El Pera che viene però anticipato da Kessi che mette palla in fallo laterale. Che batterà la Roma, Kessi. Se ne caricherà proprio Bruno El Pera che dice a Kessi di stare zitto, di far segno col dito di stare in silenzio e qui Rocchi si avvicina. C'è serenità in campo, infatti avete visto loro come vabbè gli ha detto state zitto, non te lamentare, non è che gli ha detto la tifoseria allo stadio atalantino che insomma esaspera anche le minime cose, sembra che non hanno mai visto una partita a pallone questi, non gli ha detto solo sta zitto non te lamentare, state e zitto, qui c'è un Salah che palla ancora. Il Bruno è veramente immenso, ma Berisha Berisha ancora Daniele De Rossi per Momo Salah. Poi palla che viene anticipata dalla difesa e spazzata dalla difesa dell'Atalanta. Siamo sulla strada giusta, secondo me. Stiamo cercando in questi ultimi 10 minuti. Non dobbiamo cercare, dobbiamo riuscire, caro maestro. Però si riesce cercando, sicuramente. Si riesce cercando, sono un poeta. Lei è proprio una brutta persona. Secondo me la Roma sta purtroppo tirando poco dalla distanza, che è una cosa che può fare. Comunque partita mastodontica di Zucanovic su Salah, sì. L'ha anticipato tutte le volte. Però insomma, lo sapevamo insomma quali sono le peculiarità di Zucchinovic. Lo sappiamo che è un giocatore molto lento, che però se riesce a prenderti il tempo, molto spesso riesce nell'anticipo ancora. Cioè, Manolas, c'è il nostro,
nostro, sì, ma no, ancora De Rossi per Nainggolan, ma Salah fa il movimento al contrario e qui c'è fallo. Fallo però è Manolas, sì, è de Manolas. Perché gli esale fallo sopra, di Manolas su Petagna che non fa nulla sopra, per evitarlo. Vabbè, chiaramente Petagna fa anche un po' ponte. Sì, si mette a fa ponte. Sì, no, Manolas lo trattiene, quindi qua ha rischiato anche il giallo secondo me per Manolas, sì, perché quando cade lo strattona proprio, poi Petagna ovviamente si lascia cadere. Calcio di punizione da posizione lontanissima, ovviamente per tentare il tiro, siamo intorno ai 35 metri, se ne incarica al 36esimo minuto. Siamo una coincidenza. Al 36esimo minuto. Io non credo. Va il Papu, cioè che sì, per una battuta corta potrebbe optare. C'è un uomo in barriera per quanto riguarda la Roma, si tratta di Momo Salah. Tutti in area a difendere, palla corta, che si corta anche per sì, il Papu Gomez che mette palla in mezzo, palla che viene rinviata però da, viene intercettata da Rajan Nainggolan, ancora l'Atalanta con Spinazzola, con che supera Spinazzola che mette una palla in mezzo interessante però che viene deviata da Rudiger, ancora il Papu Gomez che ci prova di destro e vediamo un Edin Dzeko indemoniato che va per forza, che va intelligentemente a fare bravo Daniele pressing, ancora bravo. La Roma che esce un po' a maniera un po' di foca e niente. Spinazzola è ovunque, mi piace sto Spinazzola. Attenzione, Petagna, dentro per Petagna, ma Fazio recupera un gran pallone e mette in fallo laterale. Buona copertura di Fazio su Petagna, che sarebbe stato a tu per tu con Vincenzo Szczęsny e lì sarebbero stati guai, ragazzi. Probabilmente sì. Grande recupero. Eh sì, sono d'accordo. Sono d'accordo perché comunque... non è, secondo me sto cavolo di Spinazzola non è non attenzione è... al Papu Gomez al centro dell'area, ancora Fazio gli sradica poi, il pallone e poi Kevin Strootman sradica il pallone due volte senza commettere fallo perché poi il Papu è uno che ti scappa facilmente soprattutto se sei enorme come Fazio. Attenzione però all'Atalanta ancora in attacco, palla in mezzo di che sì, insomma non, su questo non abbiamo problemi, c'era in mezzo il Papu Gomez con a fianco Rudiger, non mi preoccupa mai Edin. Ancora Edin Dzeko che copre il pallone, bravo. Torna indietro da Daniele De Rossi nel centrocampo per Strootman che gira di prima per Nainggolan che subisce fallo Strootman Non però c'era vantaggio non c'è cartellino, cioè, in realtà c'era si poteva dare vantaggio perché era arrivato il pallone buono a Salah, però fallo vabbè, di Masiello soprannominato anche Duca. Ci prendiamo questo calcio di punizione proprio nel cerchio di centrocampo, se ne occupa DDR, capitan futuro, ma ormai è capitan presente. Cioè, capitan Mo. Capitan secondo. Adesso. Ancora Manolas per Salah, in un momento di respiro che gli lascia Zucanovic. Tornano da Manolas, ancora Manolas per De Rossi e insomma l'Atalanta completamente in 10 dietro la linea del pallone. Qui c'è una palla di Rudiger per Edin Dzeko, ancora Dzeko che fa buona guardia per De Rossi. De Rossi per Nainggolan. Non buono lo stop, ma recupera il belga ancora per Salah con il dai e vai, ma si propone in maniera molto lenta. Salah che torna ancora da Nainggolan, palla in mezzo per Dzeko che viene anticipato. Idea, sì, viene anticipato da Toloi. Era da solo. E qui c'è l'Atalanta che tenta di ripartire. Carambola sfortunata per la Roma. Poi Diego Perotti torna indietro da Coso Szczęsny. È necessario perché qui si rischiava una carambola, come dicevi te, abbastanza pericolosa. Un flipper che poteva portare un contropiede dell'Atalanta. Bravo Perotti. Attenzione, palla interessante di Daniele De Rossi per Salah. Però fa buona guardia. Dai, ancora palla in mezzo per Dzeko stoppa il pallone Dzeko per Salah, no che sfiga, fallo di mano, rigore, c'è rigore per la Roma, c'è rigore per la Roma, fallo di mano di Zucanovic, ammonito Zucanovic e c'è il giallo perché comunque rigore per la Roma, c'è il giallo perché la distanza era veramente ravvicinata, c'è una diretta durante rigore però dai, no, ma che te frega, però uno Zucanovic che allarga le braccia, mi fai spiegare sta cosa, vai. Un Zucanovic che allarga le braccia anche se la distanza è molto ravvicinata, comunque dà volume al corpo ed impedisce a Salah di ribadire in porta. Qui vediamo lo stop di Edin Dzeko che di tacco serve Salah che tira con il sinistro in porta e c'è un Toloi col braccio largo e rigore ineccepibile. Qua Dzeko poteva fare un colpo di tacco, però è bravissimo, però Dzeko ha fatto la cosa giusta al momento, intelligente, esatto. Calcio di rigore per la Roma, ci prepariamo in questo momento, lo batte Edin? No. Chi lo batte? Diego Perotti sul pallone. Diego Perotti contro Berisha. Ricordiamo Perotti 3. Aspettiamo soltanto il fischio di Rocchi. 3 rigori quest'anno ha segnato Diego. Va Diego con la sua rincorsa. Va Diego Perotti e c'è il gol! Diego Perotti! Roma 1, Atalanta 0. Ancora l'ennesimo rigore di Diego Perotti trasformato al 40esimo minuto 1-0 per la Roma. Quarto gol in stagione per Diego Perotti, l'ennesimo su calcio di rigore.
rigore che c'era tutta la vita. Ancora una volta un rigore comunque inventato da una giocata di Edin Dzeko. Assolutamente sì, il rigore ineccepibile, lo diciamo, a parte un paio di occasioni, quelli che sono arrivati in favore della Roma. Un Diego Perotti che batte da fermo e spiazza Berisha che intuisce, ma il rigore di Diego è raso terra, perfetto, la velocità è quella giusta, l'angolazione anche, nulla da fare per il portiere ex Lazio, quindi per noi la goduria è doppia, come dicevo prima appunto, Roma 1 Atalanta 0, in questo momento siamo al 41esimo minuto e la partita, caro maestro, quanto mi piace di sta cosa, si mette come vogliamo noi. Ed era necessario secondo me arrivare al primo tempo con un gol di vantaggio. Roma, come ti dicevo, sta spingendo tantissimo, c'era bisogno di cercarle queste occasioni, l'abbiamo trovata, e quindi calcio di rigore della Roma. Adesso mi aspetto, vedi, guarda De Rossi come chiama la curva, che sta succedendo, perché ci sono dei fischi. De Rossi chiede calma alla curva della Roma, non capisco perché. Forse stanno facendo dei cori. De Rossi che va sotto il settore dei tifosi fumogeni. E chiede calma. Guarda che caciara stanno a fare questi fumogeni, non si vede niente. Fumogeni in campo per quanto riguarda la curva giallorossa. De Rossi è andato a chiedere un attimo di tranquillità, perché altrimenti il gioco, ovviamente, c'è solo un capitano che hanno urlato, non ho capito perché. Vabbè, comunque, gioco fermo in questo momento, non si può riprendere perché si è completamente invaso lo schermo di fumo bianco, e questo impedisce ovviamente a noi di commentare e a loro di giocare. Ma la partita è ricominciata, noi non vediamo assolutamente nulla. C'è Spinazzola che lascia dietro il pallone a Rafael Toloi, e poi non vedo nulla, caro buon voce. Ragazzi, la visibilità è quella che è, purtroppo, perché con un po' con la nebbia, un po' col fumogeno, praticamente ci stiamo perdendo un pochino tutto. In questo momento la visibilità comincia a tornare un po' più nitida. Vediamo l'Atalanta in attacco, ma c'è il recupero di Fazio che spazza laddove nessuno può arrivare. Edin Dzeko che cerca di spizzare la palla di testa, palla che arriva teneramente tra le braccia di Berisha, che allarga per Toloi. Ancora Toloi che prova ad impostare, alza la testa, tenterà il lancio a centrocampo, palla che viene intercettata da Momo Salah. Ancora Edin Dzeko che per il primo momento riesce a stoppare, poi che si recupera per Toloi. Berisha. Vada maestro. Berisha che può far partire di nuovo una manovra d'attacco con un lancio lungo da quella parte, cerca Kurtic, il pallone finisce direttamente fuori. Cosa ho detto? È che purtroppo, ragazzi, non si vede niente, non si vede veramente niente, a zone si vede. No, sotto il settore della Roma soprattutto, la visibilità è veramente scarsissima. C'è Kurtic però che riesce ad accentrarsi, disturbato anche un po' dall'arbitro, classe al centro, c'è Gagliardini da quella parte, riesce in uno grande stop incredibile di Gagliardini. Proprio per Spinazzola, ancora per Gagliardini, forse in fuorigioco, no, non è così, ancora dietro per Spinazzola, grossa al centro di quest'ultimo, si gira al Papu. E tenta una rovesciata alla Olly e Benji. È improponibile, quella non sei pigliano, non lo puoi fare a casa, sciocco. Szczęsny lascia il pallone ad Antonio Rudiger che cavalca quella fascia mancina che gli piace, sembra piacergli, e quindi dietro il pallone per Kevin Strootman, per Nainggolan, ancora per Kevin. Per Kevin Strootman, quindi quello di prima era Edin Dzeko. Kevin Strootman quanto mai non si vede più niente. Tra l'altro per col fumo bianco non si vedono neanche i numeri. La vestita del bianco, non si capisce niente. Adesso buona finta di Salah che però viene recuperato da Masiello. Grande partita difensiva da parte dell'Atalanta su Salah, che però, lo ricordiamo, Salah è l'uomo che si procura il rigore, perché il tiro che finisce sul braccio, sulla mano di Zucchinovic, è proprio quello di Momo Salah, che si inseriva su un tocco geniale, io direi, molto altruistico da parte di Edin Dzeko. Sono d'accordo, come dicevi tu, fa la cosa giusta al momento giusto. Ma ancora la Roma adesso con Rudiger sulla tre quarti di campo avversaria, Rudiger sulla sinistra, siamo nella loro metà campo. Bravo. Fa un buon movimento Dzeko, ma viene ancora Diego Perotti. Dai, Diego, che recupera, palla Perotti ancora che allarga per Salah, palla che viene anticipata. Bello. Ma ancora, mamma mia, Nainggolan per Salah che fa uno stop bruttissimo. Salah è il quarto pallone che sbaglia, ma Nainggolan gli ha dato un pallone d'oro. Un cioccolatino di Nainggolan di prima a scavalcare la difesa per Salah, che da solo davanti a Berisha stoppa in maniera indegna e consegna il pallone nelle mani dell'estremo difensore. Ma ancora Salah che tenta di andare in percussione. Forse calcio d'angolo per la Roma. Il calcio d'angolo senza il forse, caro maestro. Così è, perché Caldara segue Salah. A volte sulle lunghe distanze è Caldara che raddoppia Zucanovic. È Salah che alterna delle cose buone a delle cose a livello, secondo me, esecutivo sta sbagliando tanto. Però invece a livello propositivo fa belle cose.
La Roma che si appresta a battere il calcio d'angolo da Kevin Strootman, credo sia Strootman. Ancora palla in mezzo che viene respinta, ma c'è Tony Rudiger che ci prova. Non poteva fare altro Perotti perché maldestramente, ci ha provato maldestramente. Un minuto di recupero, iniziato già da 5 secondi. Ma adesso la Roma in pressing a chiudere. Bravissimo Daniele De Rossi. Era importantissimo anche questo intervento di Daniele. Partita di interdizione di Daniele De Rossi. Daniele non passi mai. È cresciuto anche in fase di costruzione. Rispetto all'inizio che ha sbagliato tantissimo. Edin Dzeko, il solito pressing insomma di Edin, che non fa mancare quello che ci mancava un po' dalla scorsa stagione da parte di Edin, che non vedevamo un po' di abnegazione, di sofferenza. Adesso serve solo il gol a Dzeko. Per la causa, sì. Un marcatore l'ho preso, caro maestro. Che era Diego Perotti, insomma, non è difficile, insomma, prendere quei tre là davanti. E sentiamo la curva che canta oe oe oe, Dzeko, se non sbaglio. Adesso palla lunga, fa buona guardia Fazio, poi c'è un recupero da parte dell'Atalanta. Ancora Gagliardini sulla sinistra per Kurtic, c'è ancora Gagliardini, mette una palla sul secondo palo, troppo alta. Non potete capire la gioia della palla che è uscita. Finisce qui il primo tempo. Roma in vantaggio, ora 0 del gol di Diego Perotti su calcio di rigore, un rigore veritato, potremmo dire, da Momo Salah che manda il pallone sulle mani di Ervin Zukanovic. Quindi Roma 1 Atalanta 0, noi ce ne andiamo in pausa tra pochissimo, così raccogliamo un po' de sensazioni che ci sono qui in sala. Lo ricordiamo, noi siamo al ristorante Le Streghe, via Tuscolana 643 a Roma, per chi volesse raggiungerci, insomma, per chi volesse magari seguire la seconda parte di partita con noi. Il caffè ve lo offriamo noi. Venite a farci compagnia in via Tuscolana 643, Roma 1 Atalanta 0 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo. Noi ce ne andiamo in pausa, ci vediamo tra pochissimo per seguire insieme questo secondo tempo e magari andare a prendere anche qualche opinione e magari leggere anche le opinioni di chi parlerà ai microfoni di Premio. Ci vediamo dopo. We'll be right back.
per Salah, però fa buona guardia. Dai, ancora. Gioco fermo in questo momento. We'll be right back.
d'oro. Il pochi istanti dall'inizio del secondo tempo, qui accanto a me il buon Davide. Buonasera, carissimo. A voi, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando. Hai mangiato bene a pranzo? Sì. Abbastanza, c'ho una fame tremenda. Te credo, ma poi lo ricordiamo che noi siamo al ristorante Le Streghe di via Tuscolana 643 per seguire ancora 45 minuti di una partita che secondo me si è messa nella giusta direzione, perché la Roma sta giocando abbastanza bene. Direi di sì, abbiamo avuto comunque qualche difficoltà perché l'Atalanta è veramente una squadra ostica, però ecco, siamo andati in vantaggio, penso anche meritatamente, perché, insomma, assolutamente alla fine ci sono state 3, 4, forse anche 5 occasioni, insomma 3 di Salah clamorose e qualche altra azione in cui potevamo già segnare molto prima di quanto l'abbiamo fatto. Sì, la Roma statisticamente ha giocato più rispetto all'Atalanta. L'Atalanta è però la partita con il piede giusto. Io quello che ho detto prima è che secondo me l'Atalanta ha cercato di mettere in difficoltà la Roma nei primi minuti, perché magari si aspettava una Roma un pochino insicura di come poi l'Atalanta si sarebbe presentata. Cioè, se l'Atalanta adesso sta in una fase della sua storia un po' particolare, perché si trova nelle prime 5 posizioni, un'Atalanta che in realtà sta in Serie A magari per rimanerci soltanto. Sì, quindi magari uno si poteva aspettare un'Atalanta spacciata, dice io ci credo ci perché provo, sono quinto, insomma, magari faccio il colpaccio, oppure un'Atalanta che ha già un po' tirato i remi in barca, visto che comunque ha quasi raggiunto la quota qualificazione in Serie A per l'anno prossimo. Quindi insomma
questo. Chi è il tuo migliore in campo in questi primi minuti? Penso De Rossi. De Rossi, Rossi ha giocato bella una, recuperato una marea di palloni, ma si vede, oltre a quello, De Rossi non è per niente anche insomma il secondo capitano della Roma, quindi oltre ai palloni che recupera si vede che è presente nel campo anche caratterialmente. Quando ha protestato con l'arbitro si vede che c'è proprio in partita, e lo si vede da, già da qualche giornata, insomma è andato sempre crescendo. È un uomo squadra fondamentale per la Roma, perché in assenza poi del capitano e purtroppo anche di Alessandro Florenzi manca un romano romanista che ovviamente ci mette qualcosa in più rispetto al semplice tra virgolette gioco. Lui ce la mette sempre. Gioco sul campo, ci mette anche altro. Quindi mi dici Daniele De Rossi, ti chiedo giusto un parere sulla partita di Dimo Mossa là, che ci ha fatto un po' urlare sì. A un certo punto di gioia per il calcio di rigore, però fatto un po' nervosire. Salah purtroppo è così, io lo dico già insomma da quando è arrivato dall'anno scorso. Salah è un po' come il Gervinho, sì. Si mangia tanti gol, purtroppo è così, lui fa tanti scatti, si crea e si viene a trovare con tanti palloni davanti la porta, purtroppo non ha quella freddezza magari sempre di realizzare, anche perché penso che se segnasse tutti i gol che può fare, penso farebbe 50 gol a stagione. Questo sì, e probabilmente si chiamerebbe Cristiano Ronaldo, se così fosse. Sì. Quindi le squadre stanno rientrando in campo, quindi io tra pochissimo ti lascio al tuo caffè, al tuo ammazzacaffè, ti chiedo come finirà secondo te questa partita, se ci saranno altri gol e magari qualche cambio che ci sorprenderà nelle file giallorosse. Beh, penso sicuramente un cambio, dovrà entrare il Shaarawy sicuramente. Magari al posto di Salah? Sì, ma non perché ha demeritato Salah, semplicemente perché magari abbiamo anche un'altra partita giovedì e poi rigiochiamo anche domenica, insomma. Quindi forse far riposare qualcuno e il risultato, beh, la Roma deve cementificare questo risultato, fare subito il secondo gol e portare a casa questi tre punti. Ok, caro Davide, ti ringrazio a per voi, questa disamina, magari ci vediamo a fine partita. Assolutamente, forza Roma. Forza Roma. E noi stiamo per ripartire con il secondo tempo, squadre già schierate in campo, sta entrando l'ultimo Momo Salah, si risiede accanto a me il buon Voce che si sta per riappropriare delle sue cuffie, prima però di un bel bicchiere d'acqua che adesso mi verso anch'io perché mi sto disidratando, io bevo come un cammello durante le partite perché si parla, si suda, si scalpita. Daniele De Rossi inquadrato, facce abbastanza rilassate, De Rossi chiede spiegazioni, anche Rajana Ingolan, ecco Voce che torna ai microfoni. Non mi sono stanco. Già, sei stanco. Ti sei riposato, sei mangiato un Ember, tirami su. Perché te no. Sì, anch'io è necessario, durante le partite porta anche bene. C'è Federico Fazzari che ci dice che lui ha Perotti al fantacalcio. Dai. Quindi già sta, davvero? Pure io sì. Ah, però sul rigore, raga, valeva un punto il gol. Quindi non frega niente, però ce l'ho. Avete un puntarello. Però ce l'ho. C'è anche Rudiger. Ha segnato Ilicic. C'è anche lui. C'è anche Szczęsny. Limone Pia 6. Ah, merda. Ha sediato Ilicic. Tutto pronto? Dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia. La Roma che giocherà da sinistra a destra dei nostri teleschermi, quindi attaccherà verso la curva dei nostri tifosi. Quindi, quindi ce ne vanno almeno 2-3 da fargli sotto ancora una Ingolan subito che parte in quinta, però viene quasi ostacolato dal Papu Gomez e poi imbruttisce Ingolan. Lancio di De Rossi per Bruno il Pera, ancora il Pera che prova a mettere una palla in mezzo, nessuno. Inguardabile. Vabbè, Perez pure un po' sottotono secondo me in questo primo tempo, lo dicevamo anche con Davide, una buona partita ha confermato anche lui quella di Davide Daniele De Rossi. Davide ha confermato anche lui una buonissima partita di Daniele e ha detto la stessa cosa che dicevamo prima, soprattutto in fase appunto di filtro. Però ecco, Bruno Perez, Salah, un po' tutto l'out di destra, un po' spento secondo me. Szczęsny per Manolas, sono esattamente d'accordo, caro maestro. Insomma, non abbiamo visto spingere quanto avremmo voluto, quanto avrebbero dovuto. Qui un Salah che in momenti riperde palla, poi c'è un grande recupero di Daniele De Rossi per Kevin Strootman, per Perotti per De Rossi. No, tornano indietro da Rudiger che di prima lancia una palla in mezzo, insomma, che non sa né te né te. Quindi recupera l'Atalanta, c'è il pressing di Rajan Ingolan e poi bravo, c'è il pressing di Perotti che quasi recupera palla per Beriscia. Beriscia che la butta giù, ex laziese che cerca Kurtic, lo stop di tacco di Kurtic che allarga dall'altra parte che dove c'è Toloi. Toloi che è salito, no, si tratta di Spinazzola che poi fa un cross
che credo neanche il Mestredonio ubriaco sarebbe probabilmente stato capace. Probabilmente no, quindi bene così. Spinazzola sempre così grosso, guarda che stop, guarda questo. Che bella giocata, che bella giocata, stop di esterno destro al volo, il tacco praticamente di Kurtic, che poi la stop che poi hai visto, se l'accompagna col petto e non solo, poi la gira magnificamente. Gran bella azione personale. Qui c'è poi la Roma con Fazio per Bruno Il Pera. Bruno Il Pera che lo vediamo insomma un pochino fermo, adesso discute anche con Salah. Molto probabilmente i due hanno giocato pochissimo, sì. No, hanno giocato anche pochissimo insieme. C'è il movimento di Perotti che non viene servito, Perotti che si arrabbia un pochino con Manolas. Attenzione qui, De Rossi non deve perdere palla. Palla che va fuori. No, lo fa De Rossi, però De Rossi stai calmo, però che trattieni. Vabbè, ma sono anche i difensori dell'Atalanta che esagerano. Guarda, però guarda, De Rossi deve stare tranquillo. Guarda, De Rossi che urla con Petagna e gli se dice, la prende pure col pubblico. E dice che sei un pezzo. No, non ce la prende col pubblico. Ce l'aveva con Petagna. Non diciamo cose. No, a me sembra che stesse urlando al pubblico. No, ce l'aveva con Petagna, ma ci mancherebbe ce l'avesse col pubblico. Boh, che ne so. Ce l'aveva con Petagna, gli ha urlato. Comunque, deve fa meno scena, perché poi insomma abbiamo visto che l'Atalanta, che tanto se lo ha sbrigato a battere per fallo laterale, poi dopo ha lasciato Petagna, ha lasciato palla a Spinazzola. Confermiamo che non ci sono stati cambi per ora, nessuna delle due formazioni. Assolutamente no. Loro ci hanno sempre da urlare, non si sa che succede. Stanno sempre a far cacciare. E qui c'è un fallo ai danni di Perotti da parte di Petagna. Petagna che sta a fare una partita da gran ombre di merda, a quanto pare. Per fortuna non è un ex, però comunque si sta comportando molto bene. Qui l'Atalanta ha ricominciato, secondo me, con quell'appiglio del primo tempo. Anche no, un po'. Non è che si sta comportando molto bene, sta a fare merda Petagna. Molto detto che è un giocatore dell'Atalanta e deve fare. Non bordi niente, c'è sempre rispetto per l'avversario. Ah, vabbè, sì, da quel punto di vista, chiaramente sta vabbè, no, però io quello dicevo. Ho visto de peggio. Qui tiene il pallone in campo Gomez. Sì. No, infatti era uscito. Una volta che hai visto Diamanti, hai visto tutto. Forse era fuori gioco. Fuori gioco del Pablo. Non so Gomez. Se è fuori gioco o rimessa laterale, vediamo un attimo. Non lo so, era fuori, no, gioco. Era fuori gioco. Fuori gioco. Si incarica della battuta Manolas. Strattman per Fazio o Fazio, comunque Fazio. La pronuncia giusta, noi l'avevamo detto dall'inizio. Fazio che tenta di girare per Rudiger. Qui c'è uno stop non felice di Spinazzola che poi recupera, ma poi il duo Rudiger De Rossi recupera, poi Diego Perotti subisce. Bravo Diego, prende questo fallo proprio sotto quella che sarebbe la tribuna Tevere, poco oltre la linea del centrocampo, quindi sul c'è lato, il primo cambio per l'Atalanta, sul lato che andrà verso l'attacco. Cambio per l'Atalanta, esce Masiello, entra con il numero 7, il giocatore dell'Atalanta, il numero 7. Come fanno a coprire il nome? Il numero 7 d'Alessandro. D'Alessandro ex Roma. Esatto, perché dice non bastano due difensori, certo. Mettiamoci pure d'Alessandro, quindi difesa totalmente ex Roma. E qui c'è il brutto fallo del Doloi su Perotti. Tra l'altro in panchina, fammi vedere se ci sono altri ex, che così mi segno i possibili marcatori. Esatto. De Rossi, palla per Edin Dzeko. Dzeko che stoppa il pallone, se lo porta vicino alla bandierina. Ancora Dzeko che difende palla. Dzeko torna indietro da Diego Perotti sull'auto di sinistra. Ancora Perotti si ferma. Perotti punta, due avversari. Ancora Perotti, dai, Diego, in fondo. Perotti mette palla in mezzo. Quelle non sono le palle per Salah. Ancora Bruno Pera che allarga per Strottman che mette una palla in mezzo che Salah non capisce, ma era difficile proprio di lettura. No, ma prova a rifarci secondo me, perché era un pochino corta. Però comunque sta facendo molto bene. Ancora Salah sempre super marcato da Zucchinovic. Salah per Bruno Il Pera, Bruno Il Pera per Strottman, ancora Bruno Il Pera che guadagna il fondo, Il Pera, ancora Il Pera, mette palla in mezzo, ci va, Dzeko schiaccia di testa, palla morbida tra le braccia di Berisha, palla che tocca prima il terreno, rimbalza tra le braccia di Berisha, ma riparte subito la davanti a centrocampo con Kessi che allarga per il Papu Gomez, ancora che Gomez che si è spostato, sta facendo un po' la mina impazzita, un po' il Perotti della situazione. Ancora pallone, meno male che c'è, meno Petagna, male che Petagna sbaglia clamorosamente. Lo serve male per fortuna, perché Gomez si stava rientrando per chiudere un po' la triangolazione. Questo gli fa capire il piede di Petagna, sì. Quanta sensibilità ci abbia nei piedi. Che chiaramente non è un rifinitore. Ha tirato una bomba. È soltanto un giocatore fisicamente molto interessante, e poi che sa sempre dove stare al momento giusto, al posto giusto. C'è il collo di un Rottweiler Petagna, comunque, sì, un po' di niente. È una sorta di Costanzo in via evolutiva. Allora Rudiger, in maniera abbastanza ruvida, cerca Perotti, non lo trova, e quindi l'Atalanta recupera il pallone dietro per Berisha, addirittura in porta, si arriva l'appoggio corto proprio per D'Alessandro, il neo entrato, il numero 7, che alza la testa e trova sulla destra
Che poi sbaglia un tipo di fase, ragazzi. Tipo di fase. Palla per De Rossi sbagliata da parte di Diego Perotti, che sbaglia un brutto pallone al centrocampo. Che si è ancora sulla tre quarti. Che si allarga per D'Alessandro. Ancora D'Alessandro che punta Bruno El Pera. D'Alessandro che torna indietro. Molto probabilmente andrà da Che si. Così ancora Che si punta Bruno El Pera. Allora, io sì, credo. Uno contro uno con il destro, prova a mettere la palla in mezzo, palla che viene intercettata da Rajan Nainggolan e poi allarga per Diego Perotti. Ancora Perotti che non stoppa benissimo, però riesce a servire sulla corsa. Bravissimo. Salah che serve ancora Nainggolan, che però dai, c'è Diego, dai, prova Diego a servire, dai, ma Diego, c'è ancora Diego. Diego ancora Diego si porta la palla sul destro, allarga, Diego, allarga per Nainggolan dentro l'area. Nainggolan mette una bomba in mezzo, però guarda, non era male, perché secondo me ha provato proprio il tiro e ci mette la testa Caldara, calcio d'angolo. Secondo me si è rimbambito completamente Caldara e comincia adesso a parlare tipo ebraico. Si ha preso una trambata di Nainggolan in testa, se la ride Nainggolan. Calcio d'angolo per la Roma sotto la bandierina che divide la Tevere dalla curva sud, ovviamente. È veramente brutta persona, maestra Edonio. Quinto calcio d'angolo per la Roma, 0 ancora per l'Atalanta. Calcio d'angolo già battuto da Momossa, battuto male. Qui il Papu Gomez che entra in possesso del pallone, ci prova, attenzione, brutto fallo da parte di Kevin Strootman, che prende il giallo, se la poteva evitare. E non si lamenta, insomma, lo sa perfettamente, non se la poteva evitare, maestro, perché se lì il Papu ti salta, arrivano in contropiede, cioè, molto probabilmente ti faranno male, guarda. Se non lo fermi, questo altro è bruttissimo fallo, perché va col tacchetto direttamente sul ginocchio di Gomez. Tacchetto, c'è no. Vabbè, comunque è un fallo, pericoloso. Ancora l'Atalanta con che sì per un po' come si è scatenato, ma insomma c'è il recupero di Bruno El Pera. Ancora El Pera per Salah che gira per Edin Dzeko, che sbaglia la girata, e quindi c'è il recupero dell'Atalanta. Con Gagliardini che appoggia dall'altra parte. Allora la palla è ancora Toloi, per Raffaele Toloi, che cerca dall'altra parte Gomez, che si sta allacciando i scarpini. Probabilmente, bravo Salah, mette la palla a terra per Edin Dzeko, che appoggia dietro per De Rossi. Bravissimo, sventaglia. Daniele, palla troppo corta. Insomma, un Perotti che si ferma ad aspettare il pallone. Lì secondo me sarebbe dovuto andare un pochino incontro, anche per anticipare l'avversario. E qui Masiello, che insomma, poi lo fa. No, chi è quello? Non è Masiello, è Kurtic. Cerca di fare un doppio passo, si è spostato dall'altra parte. Ancora bella palla di Nainggolan. Palla per Dzeko, forse troppo lunga, togliamo il forse, palla troppo lunga, ma va in pressing. Scivola Berisha. Dzeko che costringe Berisha al rinvio sballato, quindi fallo laterale per la Roma. Nella metà campo ancora dell'Atalanta si occuperà della battuta Bruno El Pera. Un Bruno El Pera, insomma, lo ribadiamo, molto un pochino spento. Beh sì, sulla destra sì, ma è tutto un po' l'out destro, sta giocando un po' in sordina, speriamo che si sblocchi almeno Salah. Manolasse per Szczęsny, che poi gira a Rudiger, ancora Tony Rudiger per Perotti. Diego Perotti che si accentra, sempre inseguito dall'avversario, grande finta di Rajan Nainggolan a centrocampo, bravo, che dai, poi rilancia ancora esterno per Perotti che mette una palla in mezzo. E lì poteva anche magari puntare un pochino al centro, ma l'Atalanta subito rovescio di fronte con Petagna, che prova appunto ad andare in percussione. Petagna che si libera molto bene, e qui c'è una palla in mezzo Gagliardini allarga per il Papu Gomez, su di lui Bruno El Pera, ancora il Papu Gomez, serie di finte, rimane sempre là, si prova ancora che sì, c'è la grande copertura di Manolas, ma ancora con D'Alessandro. L'Atalanta in attacco sull'out di sinistra, ancora per Papu Gomez, attenzione che tenterà il destro, viene ribattuto da De Rossi e poi Salah non riesce a recuperare il pallone. Salah non c'è. Un po' di malumore in sala per la prestazione di Salah. Bravo Perez che se la prende proprio con Salah. Salah veramente poco convinto, non sappiamo perché. Cioè, non capisco, ma c'ha paura di farsi male che non va in Coppa d'Africa, qual è il problema? Probabilmente, oggi un po' sottotono Momò. Allora D'Alessandro, spinto da Daniele De Rossi, che lo segue. Mamma mia, Daniele. Grande Daniele De Rossi che non molla un nero, e oggi è incavolato nero Daniele De Rossi. Mi pare anche giusto. Si sta scaldando un giovane atalantino, che dobbiamo dire tra poco. Ma non è mai fallo. Con De Rossi che lancia il pallone, bisogna stare tranquilli però. Un po' qui fallo un po' cercato da Alessandro, però vediamo anche un Nainggolan che gli bussa sulla spalla praticamente, ed Alessandro si butta a terra, e qui la situazione si fa pericolosa, perché c'è una punizione per l'Atalanta sull'auto di sinistra, proprio a ridosso dell'area di rigore, al lato dell'area di rigore se ne occupa il Papu Gomez di destro, un solo uomo in barriera, Momò Salah, il resto tutti in copertura, Momò Omo. Piala de petto, salta, piala de petto, riparti.
Non è Florenzi, quello è Florenzi che fa queste cose, forse fa cost to cost e poi te la butta sotto l'incrocio Peperin. Ma l'Atalanta batte col Papu Gomez e c'è un palla che torna al Papu Gomez, fa su di lui la guardia mossa là, palla che ancora va in mezzo, grande parata di Wojciech Szczęsny sulla girata. Bravo. Di testa, per fortuna era un po' lentina, era di Zuganovic, chi poteva essere, quando De Sbai, grosse domande del Papu dalla sinistra, no era Toloi, guarda un po', era Rafael Toloi, sempre next. Oh, Edin Dzeko che fa un'ottima sponda per Kevin Strootman, che però poi torna indietro, perde un pochino l'attimo con i compagni che si stavano proponendo, ancora Bruno El Pera che si accentra, il Pera gira palla per Diego Perotti, ancora palla corta, mannaggia la miseria, niente, sbagliamo tantissimo da quella parte, ancora Kurtic che tenta, qui c'è palla per il Papu Gomez da solo, palla fuori di un soffio, schizza, si alza tanto, la prende d'esterno, però mi sorprendo perché non era tornato Bruno Perez a coprire, era rimasto Manolas da solo su Papu, che poi bene gli chiude bene lo specchio della porta. C'era anche Szczęsny, non vorrei dire nulla, ma Szczęsny sembrava c'era Fruler, chi ha detto è Fruler? O Froler magari. Boh, vabbè, questo sentiamolo dire, sentiamo un po' che dice Kurtic. Ah, è Sharawi anche, vedi? Sì. Entra il Sharawi. Froler, hai sentito? Floler per Kurtic. Floler, diciamolo con la O. No, diciamolo con la O. Io non ho sentito. Come lo leggi? Freud. Questo come si chiama? Freuler. Freuler. Freud. Vabbè, non so se è come... Ma l'ha appena detto Froler. Va bene, mi fido. Diciamo Froler. Ma sei veramente uno sciocco. Sharawi per un Salah veramente sotto tono. L'abbiamo detto prima con Davide, però probabilmente lo sarebbe stato il cambio. Un Salah evanescente per un El Sharawi. Insomma, non beccherò il terzo marcatore. Che avevo individuato proprio in Momo Salah, però ci frega poco se fanno doppietta Sharawi, sono contento comunque. Ancora la Roma che gestisce con Rudiger, che manda palla in avanti e poi Dzeko fa una gran bella copertura. Edin Dzeko, gran bella partita anche sua. N'Golan rimane in piedi, poi subisce fallo da Gagliardini. In questo caso voglio capire se Sharawi e Perotti in qualche modo vorrei capire se Sharawi e Perotti si invertiranno come posizioni. Si invertiscono, dici? Sì, potrebbe essere. Intanto ricordiamo che è uscito anche Kurtic. Fazio si occupa di battere la punizione per ancora Edin Dzeko, che stoppa di petto. Edin Dzeko che fa ancora buona guardia sul pallone, Edin Dzeko che gira per Diego Perotti, che poi la dà male, spreca tutto, insomma non si fanno queste cose, fa un buon lavoro Edin Dzeko, poi Perotti un po' superficiale, però la Roma comunque conquista un fallo laterale che si occuperà della battuta, appunto, Tony Rudiger sulla tre quarti di sinistra, ridosso dell'area di rigore dell'Atalanta, un Perotti che fa movimento, ma un Rudiger che va su Raja N'Golan, che copre il pallone, ancora N'Golan si fa sottrarre poi il pallone, e qui N'Golan commette, o Rudiger, uno dei due, insomma, commettono fallo che secondo me, a mio avviso, non c'è. Un'Atalanta che parte subito, ma palla in movimento, quindi tutto da rifare. Dice Rocchi, Atalanta appunto che ripartirà. Vediamo, c'è il fallo di Rudiger. Sì. C'è il fallo di Rudiger, no, gli ha dato proprio un'attaccata sullo stinco. C'è l'attaccata di Rudiger su che sì, lo sappiamo, non è tenero. Qui Fazio sbaglia un pochino la posizione, poi recupera mettendo il corpo e ci pensa. Ma non lascia spazzare, ma l'Atalanta che recupera ancora il pallone, viene avanti con Gagliardini, ancora palla larga per Kessié, che riesce nel controllo su di lui Rudiger, ancora Kessié che prova a mettere una palla in mezzo, intercettata da Daniele De Rossi, poi Toloi mette a posto le cose e qui c'è una palla in mezzo sulla quale svetta Federico Fassio, e qui c'è fallo su Raja N'Golan, copre il pallone. Tra l'altro il fallo è sempre dell'ennesimo Rafael Toloi, i due ex giallorossi sono molto molto nervosi e soprattutto sembra quasi che contro di noi giallorossi ogni volta si scatenano, si indemoniano, e quindi c'è fischi anche da tutto lo stadio, ovviamente come al attenzione solito. Alla battuta De Rossi. Di De Rossi, che è una via di mezzo tra Strootman e il Pera, recupera, allora, per ancora De Rossi di prima per Bruno El Pera, ancora il Pera che si allunga un po' la palla, infatti c'è il recupero di D'Alessandro, però poi recupera anche Kevin Strootman e il Sharawi che prova a fare sponda, e qui c'è una palla di prima bravissimo Rudiger su Petagna. Ancora Daniele De Rossi, palla sbagliata, attenzione perché Kevin Strootman che commette fallo, e se qui c'è il secondo giallo non c'è,
per fortuna. Però Kevin Strootman attento, che viene graziato all'arbitro Rocchi, che dice a Gagliardini: ma dai, su. Però perché Gagliardini chiedeva azione di giallo, devi stare calmo perché non c'è, vabbè, non c'è bisogno, non c'è giallo però, No, però non c'è bisogno, rischi perché dopo due tre falletti, ma vabbè, non è che si può smolecolizzare, ho capito, però dai, c'è detta proprio l'italiano correggiuto. Allora, ad Alessandro, per Raffaele Toloi da quella parte, sempre sulla destra c'è Spinazzola, cerca che si lo trova sempre sulla stessa faccia, si sovrappone Spinazzoli, ancora c'è una palla in mezzo, attenzione l'Atalanta che attacca e palla che entra. Vabbè, qua, un gol veramente di merda, lo dico, Caldara, un gol di merda dell'Atalanta, il gol più brutto che ho visto in vita mia. No, sì, un rimpallo molto molto fortunato, c'era pochissimo da fare, purtroppo c'è stato un flipper praticamente sulla fascia destra con Kessi che mette il pallone al centro, la palla rimbalza tra Szczęsny e Caldara, quindi il gol penso sia proprio di Caldara, sì, così è, il terzo gol per lui quest'anno, esulta come se avesse fatto chissà che gol, in realtà fa schifo, cioè, lo dico, mi dispiace per chi se ne risente, ma questo è un gol di merda, no, veramente è brutto, qui se lo perde Fazio, sì, no, in realtà l'errore non è di nessuno, perché Caldara gli dà un pallone, ci vanno sia Szczęsny che Manolas respinge su Caldara, la palla viene respinta, non solo, poi sbatte sul palo dall'altra parte e entra in porta, c'è una cosa veramente inguardabile, peggio di un bug di FIFA è stato. È tutto da rifare, tutto da rifare per la Roma, quindi 1-1 il risultato quando siamo giunti al 18° del secondo tempo, c'è ancora tempo, c'è ancora più di mezz'ora da giocare, quindi la Roma c'ha tutto il tempo per poter mettere le cose a posto. Chi non salta è il giallo rosso, cantano i fomentati. Vabbè, di loro, insomma, io non salto, quindi pallone messo al centro, fuori però dalla difesa. Allora Gagliardini può far ripartire la manovra d'attacco dell'Atalanta, che stavolta adesso inizia a crederci un po' di più. Atalanta che ha rimesso a posto le cose. Federico Fazio si prende il pallone e lo restituisce a Daniele De Rossi, che lo dà a Rajana Engolan cercando uno spiraglio. È una Roma che adesso deve ecco, non deve fare queste cose, una Roma che non deve commettere errori, perché sennò l'Atalanta sulle ali dell'entusiasmo, ma l'abbiamo visto nel secondo tempo anche con questo cambio con Gomez che rimane qui su questa fascia. Adesso D'Alessandro, c'è una prateria davanti, sovrapposizione del Papu Gomez, D'Alessandro addirittura, cioè, si accentra, palla perché sì, completamente da solo nell'area di rigore, no, rischiamo di nuovo un gol simile a quello di prima, ragazzi, la Roma completamente in bamba. Ma a sinistra, tant'è che c'è deviazione a sinistra, Rudiger dove stava, perché non c'era, perché c'è Perez adesso, non lo so, cioè, non ho capito, vabbè, c'è un buco ma mi sa che era anche deviata Perez, sì, sarà, no, è calcio d'angolo. Vabbè, attenzione, ancora l'Atalanta, palla in mezzo del Papu Gomez, bravo, svetta Fazio, attenzione che sì, che prova a rimettere palla in mezzo, mamma mia ragazzi, poi aveva tentato una botta dalla distanza, Atalanta mamma che pressa, adesso loro ci credono, calcio d'angolo, no, rimessa laterale, una bolgia sto stadio, stanno... Vabbè, ma adesso loro ci credono, attenzione a non fare fallo qui. Bravo Fazio, palla che rimane in campo, attenzione però, insomma, che sì ragazzi, si tiene il pallone. Perotti Rudiger che vanno a stringere su che sì, vediamo. Dai, un po'. Rudiger, oh. Era Rudiger quello là, no, era Perez. Chi caspita è Perez? Erano Perotti, ti ho detto che era Perotti. Perotti e Strootman. Perotti e Strootman. Guarda qua che gol di merda che prendiamo, no, vabbè, ragazzi. Qui è veramente Szczęsny che nel rinviare la manda sulla testa. No, è Szczęsny, guarda, è con la mano. Era Szczęsny con la mano. Con la mano, guarda, non gli dai qua forza. Guarda, oh. Non gli dai quella forza, e come mano. Fa quello che sta in avanti? Era Szczęsny con la mano, fa così e la manda sulla testa. Dai. Secondo me è il sinistro di Manolas. Quanto ti giochi? Quello che te pare. Allora dopo andiamo a vedere. Questo mi frega poco perché Merode stiamo a pareggiare con gol di merda. E qui Rudiger non le deve fare queste cose. Non le deve fare. Rudiger che si è spostato a destra, sì, evidentemente, e Bruno Perez dall'altra parte. Ecco spiegato perché Rudiger non c'era della. E quindi, come pronosticato, si spostano un po' i due terzini, si invertono, vediamo. Perché evidentemente da quella parte adesso c'è Shaarawy che quindi può spingere che di gioca più al posto di Salah, quindi è Shaarawy che non si sposta, non fa cambio di posto con Diego Perotti. Ma se la Roma gioca come ha giocato fino adesso, non andiamo da nessuna parte. Qui va completamente a vuoto Bruno Il Pera, fortunatamente c'è un fallo. C'è un fallo di che sì. Non so, forse una spinta da parte di che sì. La ripetiamo, però per quanto riguarda l'arbitro, la decisione è stata facile. Calcio di punizione già battuto dalla Roma, allora De Rossi che la lascia a Costas Manolas che poi deve cercare di impostare in Manolas qualche modo per il Shaarawy che tenta di girarsi, allora trova dietro il Papu Gomez, riparte da solo, c'è una prateria, guarda, c'è anche Zukanovic che è impazzito,
va a fare il terzino, ma c'è prateria per Zucca, per il Papu che parte, fa partire il tiro, deviazione che per fortuna stavolta aiuta Szczęsny nella parata, e Szczęsny cerca di mettere anche un po' di serenità e tranquillità al reparto difensivo un po' imbambolato in questi ultimi 10 minuti. Attenzione qui De Rossi, mamma mia ragazzi, dai. Qui palla a centrocampo per il Sharawi, ancora il Sharawi che no. Perde palla, sfortunato il Sharawi, riparte che sì, e l'ha da tutta la manovra atalantina da quella parte. Palla a Petagna, Petagna che cerca il Papu, bravo Manolas, però c'è il Papu, che cosa stai dove facendo? Dove vai Szczęsny, dove vai? O esci o non esci, per fortuna Rudiger riesce a mettere fuori un pallone messo al centro da Gomez. Cioè, ragà, in questo momento l'Atalanta sembra Real Madrid. Eh no, sta riuscendo tutto, qui Szczęsny, no, però guarda che... Vabbè, lì Gomez poi alla fine fa l'ultimo movimento giusto, però Szczęsny ha messo un po' di pressione a Gomez, che è stato costretto a crossare male per fortuna, quindi calcio d'angolo per l'Atalanta. Šenić Kerecherà probabilmente il solito, no, Papu sta al centro, vediamo chi sarà a battere. Secondo calcio d'angolo nel giro di pochissimi minuti, gli unici due della partita. Eh sì, trattenute come ci suggerisce il telecronista di Sky. Un po' di spinte in area, c'è Petagna contro Fazio. Fisicamente i due sono simili, Petagna è un po' più basso ma bello largo, piazzato, cross al centro, bravo, proprio Manolas, no, Dzeko, era Dzeko. No, è di Dzeko. E però c'è l'Atalanta che riparte col Papu Gomez. Di qua per Alessandro che trova che sì, cioè che sia ovunque. Cioè che si stava da stavate, pare molto ancora, quadrato. Ancora D'Alessandro che mette palla in mezzo. C'è la girata di Petagna, palla fuori. Fa schifo il colpo di testa di Petagna, quindi no, era di Caldara, di Freuler, quindi, insomma, abbiamo detto tutti. Sì. Ancora la Roma con adesso Bruno Elpera, che ricordiamo si è spostato sulla sinistra. E niente, noi non ce la facciamo proprio giocare. Non ce la facciamo proprio giocare. Guarda questi come attaccano. Cioè, in due su Bruno Elpera. Qui c'è che sì che mette palla in mezzo, fa buona guardia. Bravo, Manolas. E poi sparisce ancora tutto per sì, un attimo. Sì, ancora che sì, da solo in area. No, dai, ragazzi. Oh, regà, ma che sta succedendo? No, blackout difensivo non generale. Sta capendo, no, ma più che blackout, veramente è finito il mondo, ragazzi. Difensivamente siamo scoppiati, non siamo più niente. Loro fanno come gli pare. Attenzione che si va a terra. Non è mai rigore, non è mai rigore. Attenzione perché la palla però è ancora buona. Fazio recupera fortunatamente, pallone in calcio d'angolo, ragazzi, ma la Roma non esce più dalla propria area di rigore, no, dalla metà campo. È un bel quarto d'ora che la Roma sta facendo molte cose sbagliate, secondo me, proprio a livello di impostazione e di gestione della difesa. Mettici pure che l'Atalanta si sta scatenando dopo il gol fortunato trovato proprio da Caldara. Sì, secondo me c'è tanto, qui non c'è rigore mai nella vita. Attenzione, bravo, il Sharawi che respinge. Ah, ancora, adesso però serve, si guarda indietro. Serve un guizzo di niente, guarda qualcuno questi. Per un attimo ristabilire gli equilibri. Butta fuori sta palla! Non ma quando ci vai? No, alzate. Questo non è rigore, dai. E loro chiedono ancora rigore, ma non è rigore. Credo si sia lanciato ancora il Sharawi. In contropiede, viene però poi fermato dal Papu Gomez, che guadagna un calcio di punizione. Papu Gomez che stava nella sua tre quarti e difende. Rivediamo subito l'azione, vediamo. No. Ma guarda che idiota, questo è pure giallo per Gagliardini. Ciao. Che si butta nettamente prima che gli arrivasse, prima che lo toccasse, ma che poi non l'ha manco toccato. Ciao. Questo era giallo per Gagliardini, per simulazione. Comunque fanno veramente ridere. Al 25esimo. Alessandro che punta De Rossi e lo salta come se nulla fosse, poi viene fermato da Rudiger in fallo laterale, ancora il Sharawi che si accentra col pallone, il Sharawi per Raja Nainggolan, ancora Nainggolan che allarga per Diego Perotti, dai. Perotti sull'out di sinistra, ancora Perotti che mette palla in mezzo, palla che viene anticipata, bravo, poi Raja Nainggolan che recupera ancora per Kevin Strootman per Manolas per De Rossi per Manolas, sta giocata, non c'ha senso. Ancora Rudiger largo sulla destra, Rudiger gioca su Kevin Strootman sull'alto di destra, ancora torna da Rudiger mette una buona palla in mezzo, viene anticipato però Sharawi, ancora Perotti che rimette palla in mezzo, Perotti viene anticipato, il Sharawi in area di rigore, però una Roma che si ripresenta, insomma, nell'area di rigore dell'Atalanta. È necessario soprattutto rimanere in quella zona. Papu Gomez dove sta, che cosa sta facendo. Però è necessario che adesso la Roma si riprenda un po' quella pressione di campo che per ora si era persa, perché se tu rimani là... subisce fallo, secondo me, Raja Nainggolan, Rocchi Farvago. Non c'è di fiore, non Rocchi.
Quindi l'arbitro è Rocchi, no, è Di Fiore l'arbitro. Vai a vedere. Di Fiore c'è scritto. Vai a vedere. L'arbitro è Rocchi. Scritto Di Fiore. Di Fiore? Di Fiore. Sei sicuro? Sei sicuro che dici? Così è se vi pare. Boh, così è se vi pare. Fatto sta, mi pare che... strana sta cosa, a me pare tanto Rocchi. Io pure avevo letto un sacco di volte Rocchi, ma non c'è scritto Di Fiore. Forse è stato sostituito all'ultimo, non lo so. Anche il Cristo Di Fiore non l'ho mai sentito. Gagliardini lascia il pallone proprio al Papu, che sta facendo tantissimo per la sua squadra. Il capitano numero 10 atalantino, seguito ancora una volta da Rudiger. Sta tutto qui, insomma, bravo, Kevin Strootman fa buona guardia, poi spazzata a vecchie maniere per dove sta Ervin Zukanovic, ancora Zukanovic da fermo, palla per il Papu Gomez e fa buona guardia, torna il Sharawi che se non altro sta niente. Qui la Roma perde di nuovo palla con D'Alessandro che dà palla in mezzo. Fortuna la perde recupero anche di De Rossi e qui il Sharawi, porco Giuda, la perde. Cioè, non lo so, dormiamo sul pallone. Sì. Dormiamo sul pallone, ragazzi. Assista, c'è D'Alessandro, stortiti completamente. Oh. D'Alessandro inseguito da Rudiger che lo spinge bene e butta fuori il pallone. Quindi calcio d'angolo per l'Atalanta sotto la curva nord, praticamente tra nord e Monte Mario. Se fossimo all'Olimpio, questo non è mai rigore. Guarda come si è lanciato sto cretino. Spalla contro spalla, non è mai rigore. La mette dentro il Papu, già battuto l'angolo, la palla rimpalla, rimane lì. Ottimo, bravo, forza, forza Verotti, forza Diego, tieni palla comunque. Non però non poi torna sempre indietro. Insomma, che fa? Diego Verotti dai, che Diego, esce dai, comunque Diego, la grande, ancora, Diego, ancora Diego Verotti che fa il bello il cattivo tempo. E prende anche un calcio di punizione. Cioè, e quelli che zompettano ancora, i tifosi dell'Atalanta infervorati. Sì, sono tutte cavallette che vedono il cibo. Sì, con noi gioca una partita Davide, esce Verotti, frattempo esce Verotti, entra Paredes, non l'ho capito. Evidentemente vuole dare magari un po' più di lucidità al centro campo, non l'ho capito. Magari sposta Nainggolan là, potrebbe provare, perché a questo punto mi manca un mette i turbe o se no non capisco. Ma io guarda, spero che Perotti ci abbia dei problemi, perché non mi trovo proprio d'accordo. Lo so, con sto cambio assolutamente mi sembra che corre Perotti scuola a testa, fate no qua a testa, ma ci credo, non l'ho capito. Non lo so, forse vuole dare della lucidità a centrocampo. Lucidità a centrocampo cosa, scusa? Allora togli, non lo so, leva Strootman. Strootman e De Rossi non capisco. Ti fanno filtro in maniera incredibile, sì, così capito. Come Nainggolan, ma però potrebbe... non me levi, però cioè Perotti è l'unico che sta a fare qualcosa. Ecco Paredes. Noi adesso mi aspetto, sai, un cambio del tipo Gerson. Ancora Paredes che perde palla. Bravo. Col fisico Rudiger rimedia questo calcio da rimessa laterale con le mani. Proprio sotto gli occhi del pelato, allora Nainggolan fa una cosa inguardabile. Poi prova un sombrero a Toloi, cerca di recuperare, ma niente, l'Atalanta riparte. Qui Daniele De Rossi recupera un buon pallone. Bravo, ancora poi Dzeko che se lo perde. De Rossi che fa però una qui di... c'è ancora Strootman per Sharawi che ci prova di prima, ma credo ci fosse fuori gioco. De Rossi, io non ho capito che ha fatto una mossa di pressing su un giocatore dell'Atalanta. Voglio sapere se ci sono stati conseguenze. Qui c'è fuori gioco di El Sharawi, ha fatto un suplex. Gioco di Sharawi comunque, al di là di tutto, quindi che ha tirato anche male, insomma, sì. Tiro difficile, non era facile. Solitamente quando è così la sparano in curva, o la stoppi oppure ci provi, la stoppi no, poteva seconda levatela. Vediamo come va questa ultima mezz'oretta, no, gli ultimi 15 minuti perché qui c'è un buon recupero di Raja Nainggolan, ma ancora l'Atalanta. Bruno El Pera che deve fare attenzione perché è pressato da Kurtic. Bruno El Pera che scivola e mette la palla fuori e loro si infervorano come se avessero fatto una tripletta. Attenzione a Petagna, attenzione, quello che gli pare, Petagna se l'è portati tutti a spasso sulla linea dell'area di rigore. Ancora Gomez da fermo, che Gomez fa Cristiano Ronaldo praticamente. Vediamo se sto cavolo di Papu Gomez sta a far panico. Boh. Attenzione Rudiger che va in spaccata. Per fortuna non si è fatto niente. Calcio d'angolo, Gomez chiama il pallone, lo chiede forse anche con velocità, vogliono vincere, c'è poco da fare. Gomez si incarica della battuta. In parità siamo con i corner, sì. Ci hanno recuperato nel secondo tempo, hanno giocato praticamente solo loro. Sì. Secondo tempo sono rientrati. Attenzione, brutta palla in mezzo e poi c'è la tentativo di girata di Kessi al volo. Palla che viene svirgolata e va quasi in fallo laterale. No, e qui se lo perde credo. Paredes perché qui Paredes far Paredes, c'è poco da fare, ancora me, tutti mi dicono Paredes. Se l'è perso, non ci credeva e che sia, ha vinto anche un rimpallo favorevole, quindi vabbè, calcio d'angolo per l'Atalanta, sotto la curva nord praticamente, però dal lato opposto, verso il lato Tevere, se ne incarica, non lo so, uno a caso, molto lontano da vedere. Manolas butta fuori il pallone, insomma, Zukanovic che recupera e allarga per Toloi.
no, Spinazzola per che sì, poi vede largo, no, serve direttamente Petagna. Palla dentro per Petagna che fa una finta, mamma mia, palo dell'Atalanta, palo dell'Atalanta, altro sul palo di Szczęsny che non si è mosso. E chi quindi... te lo muove il lago qua, deviazione, guarda, guarda come viene deviato sto pallone, guarda, mano l'ass, sì. Mamma mia che sfiga, vabbè, comunque la Roma sta rischiando tantissimo, siamo al 31esimo, anzi 32esimo da poco, niente, io non ho molte parole, la Roma penso sono una ventina di minuti che sta giocando poco e niente. C'era uno che stava a giocare da Roma, Diego Perotti, e l'abbiamo torto. Ma perché? Per Leandro Paredes. Cioè non l'ho capita sta cosa, la parte di Spalletti, non l'ho capita. Qui Rudiger fa buona guardia, recuperiamo un buon pallone con Nainggolan che subisce fallo, perché loro come prendiamo palla a centrocampo, ci sdraiano per terra e non ci fanno più ripartire. Molto intelligente la partita dell'Atalanta anche da sto punto di vista. Sì, è vero, qua Petagna, no scusami, Freuler aveva fatto il panico, e poi Szczęsny rimaneva, giochiamo ancora dietro su Manolas che non sa chi dà la palla, guarda Daniele De Rossi che torna da Manolas, non ci muoviamo, non si capisce che cos'è che non facciamo, e qui è il Sharawi che prende un pallone sulla tre quarti, ancora il Sharawi che la gira Strootman che poi gira palla per Nainggolan, Perez, ok, Perez ancora in mezzo, ancora Strootman, vai Perez, torna indietro, perfetto, per Daniele De Rossi che la stoppa male, ancora Paredes che allarga per Toni Rudiger, Rudiger che dovrebbe mettere palla in mezzo, e qui c'è ancora Paredes che dovrebbe... No, ma cioè, che cosa fai? Cioè, hai capito? T'ha levato, t'ha fatto entrare per Perotti, cioè io credo, niente. Va, ancora ti una sbagliare Paredes. Però recupera Bruno Perez, ancora Perez, dentro l'area di rigore, ancora Perez che tiene il pallone, tornerà indietro del Sharawi, ancora il Sharawi che gira palla in mezzo per nessuno, perché De Lan c'è nessuno. Troppo lunga la palla di De Rossi. Ci non posso pensare che Spalletti ha tolto quel Perotti per far entrare questo Perez. Cioè veramente miro del culo, detto proprio in francese. Sì. Non riesco a capire e Paredes se non gli sta da ragione tra le altre cose. Diamogli un attimo di tempo, speriamo che si ricappi, certo, spero va a Roma, ma sta cosa no proprio. 12 minuti più recupero al termine della partita, 1-1, ancora fermo il risultato. Berisha lancia giù verso Toloi, lo trova a questo punto corto, sempre sulla tre quarti dell'Atalanta. Allora c'è Spinazzola che serve Petagna, cioè che sì sulla sua, prova a cambiare gioco o no, la serve corta a Gagliardini che la dà a Freuler, di qua c'è ancora una volta Zuganovic molto alto, D'Alessandro prova a muoversi, non serve nessuno, niente, la dà a Gagliardini, no, a Freuler un'altra volta, corto per Toloi, niente, una manovra, loro fanno quello lunga che dovremmo fare noi, manovra lunga della guarda che Bruno Perez colpo di tacco, serve una palla a che sì, che fortunatamente fa la cosa più sbagliata del mondo, ma che leggerezza di Bruno Perez, ma dai, ma stiamo a scherzare, Perez molto superficiale, ma stiamo a scherzare sì, palla centrale per De Rossi, loro in tre fanno pressing, oh, loro in tre fanno pressing sul nostro rinvio dal fondo, ancora De Rossi che va su El Sharawi, ancora El Sharawi che difende bene palla, poi per Nainggolan che sembra quasi aver rubato il pallone, qui l'Atalanta esce alla grande con D'Alessandro, ancora D'Alessandro per il Papu Gomez, giocano proprio bene questi, eh sì, ancora vabbè. Gomez per Petagna, attenzione non commettere fallo lì, e c'è uno Strootman che è un pochino fermo, Forse sarà il prossimo a uscire. Ho capito, no, doveva uscire secondo me a quel punto al posto di Paredes. Attenzione a Spinazzola che entra in area di rigore, viene fermato lì per lì da El Sharawi, poi Fazio va in copertura e niente, ancora c'è Freuler che si porta a spasso prima Strootman, poi Perez, allora che sì, la ridà proprio allo stesso Freuler. Allora Toloi per Gagliardini. Niente, ragazzi, l'Atalanta sta a fare la Roma e la Roma sta a fare l'Atalanta. Probabilmente in questi ultimi 20 minuti è così. Questo è quello che sta accadendo, quello che stiamo vedendo. Mancano 10 minuti Petagna. In questo momento ancora Petagna che allarga per un D'Alessandro completamente solo che mette palla in mezzo, Petagna addirittura quasi la stoppa. Qui Daniele Rossi dà una palla larga che molto probabilmente uscirà, esce, non riesce a recuperarla ed in Dzeko. Ci vorrà provare. Vabbè.
E in Dzeko oggi è servito veramente poco e male. Primo tempo Dzeko è riuscito a fare qualcosa di bello, poi sì, purtroppo secondo me a Roma non è stato mai servito. No, ma in generale la Roma secondo me è rimasta proprio negli spogliatoi mentalmente, si è un po' adagiata sull'1-0, ha subito l'1-1 e dopo questo non si è ripresa, come invece ha fatto l'Atalanta che dopo aver segnato il pareggio si è galvanizzata, quindi insomma... Attenzione ad Alessandro che salta. Manolassa che poi di tacco col piede di richiamo insomma la butta in calcio d'angolo e se ripenso pure a quanto tempo insomma sia stato oggi, in campo oggi attenzione a questa situazione con D'Alessandro contro Nainggolan. D'Alessandro che tiene la palla in campo, poi Nainggolan mette palla in fallo laterale, però l'Atalanta fa il bello e il cattivo tempo, 10 minuti scarsi, qui D'Alessandro e Papu Gomez fanno quello che vogliono. Ma sta Atalanta, so 20 minuti che sta a fa sta trama, a un certo punto si stancheranno e lì voglio la ripartenza dei Sharawi. Tra l'altro mancano 10 minuti, quando si decide a fare il terzo cambio? Paredes commette un fallo inutile, commette un fallo inutile che permette all'Atalanta di battere. Sì, Gagliardini. Ecco, palla già battuta, meno male che palla in movimento. Meno male che palla in movimento. Chesney richiama un po' tutti. Comunque è Rocchi l'arbitro, non so dove l'hai vista di fiore. Questo è quello che mi sta dicendo. No, ma te dice male. Molto male. Lo conosco, insomma. Sì. È dall'inizio che stava di Rocchi. Mi pareva strano di fiore, ma non l'ha visto. Questo mi dice diretta.it. Diretta.it molto probabilmente dice qualche cazzata. Probabile. Comunque, insomma, quello che dicevo è che sta manovra, sta trama d'attacco dell'Atalanta finirà a un certo punto. No, non finisce se tu quando esci sbagli. Probabilmente sì, ma questi si stancheranno, cavolo, sono 80 minuti che stanno a giocare solo loro. Attenzione, palla tra le braccia di Chesney. Guarda, stiamo tutti indietro, è una Roma che non si muove, non siamo cattivi, non siamo arrembanti. Chesney non sa chi dar pallone, capisci? Prova a servire... Oh, in questo momento prova a servire il Sharawi, che era l'unico che si era proposto, ma c'è l'anticipo di... Zukanovic e poi la gira per Kurtic, ancora Kurtic, no, per Kurtic Cioloi, uscito. Spinazzola, Spinazzola, poi Gagliardini per Kuzmanovic, ciao, Zukanovic, bravo Manolas, che riesce a recuperare un errore tra virgolette di testa di Rudiger, che non era arrivato sul pallone, allora calcio d'angolo ancora una volta per l'Atalanta, va il Papu Gomez dalla bandierina, saltano un po' tutti, c'è del movimento, ora come si muovono, questi sono proprio belli freschi, allenati, sanno quello che devono fare. Alessandro provato una botta al tiro della domenica, pallone in curva, quella che sarebbe la curva nord all'Olimpico, sotto la testa di Wojciech Szczęsny. Gasperini dà indicazioni in maniera molto composta e quindi Szczęsny va al rinvio corto, forse per De Rossi, speriamo di no perché rimarremmo sempre lì nella linguetta di Spalletti. Spero porti presto ad un cambio interessante. Rudiger di testa la allunga verso Nainggolan, ma non ci arriva il ninja, poi la recupera per un attimo. Allora Alessandro tiene il pallone, il Papu Gomez a sinistra è libero di fare quello che vuole, ci va Manolas su di lui, la palla resta lì, il tiro, mamma mia, Fazio che cosa fa, Mura un tiro di Freuler, guarda che cosa fa Paredes, la ributta indietro. Stai fuori col cervello, Paredes, guardalo. Non segue Freuler. Meno male, ha fatto una cosa buona. Fa una cosa buona Paredes, che in scivolata riesce a fermare Freuler che si stava centrando. Insomma, Paredes è entrato veramente male in campo. Sì, ha detto bene, è entrato male. Avrei preferito che fosse entrato in partita, guarda, avulso. Sarebbe stato meglio, non avrebbe fatto danni. Cross al centro ancora dell'ennesimo calcio d'angolo di Gomez. Ma stanno tutti qua. Szczęsny blocca facile, la deve alzare la testa. Ecco, Iturbe qui insomma si scatena un po' l'ilarità generale. Iturbe adesso, infatti era quello che ti dicevo prima, cioè se tu metti Paredes se te manca Nala. Attenzione Rudiger che vede il movimento di Edin Dzeko, che viene servito ancora Dzeko e prova a dare palla in mezzo per l'inserimento di un compagno che in questo momento non ciao. E per Papu Gomez riesce qualunque cosa oggi. Però Manolas, però non con Manolas. Con l'intervento riesce anche a servire Szczęsny, quindi bravo Fazio, che insomma lo ricordiamo era il momento giusto, era il punto giusto nel momento giusto, maestro, durante il tiro era una bella botta, quella sarebbe entrata sicuramente da parte di non mi ricordo chi dell'Atalanta, ma Freuler. Qui c'è una bella palla per Nainggolan che poi
non ecco, qui c'è fallo del Sharawi. Ma perché? Dai, ma che fallo è? Ma è inutile, perché devi spingere qua? Siamo al 41esimo minuto. No sense l'intervento di Sharawi. Esce Raja Nengolan, entra i turbe, però c'è un vai Manuel dal ristorante. Pensa se te lo fai turbe. No. Quanto urlamo se lo fai turbe? Diventi da là, no, questo, no. Dovresti diventare ancora più romanista. Speriamo che in questi 5 minuti scarsi più recupero possano dare ragione a Spalletti con i suoi cambi, forse oggi un po' folli, almeno 2 su 3. Anche quello, insomma, di Sharawi per Salah non ha portato tanti frutti per ora, però l'Atalanta è sempre avanti con Gomez che serve da Alessandro sulla sinistra, inseguito proprio da Juan Manuel Iturbe che cerca di farsi vedere, sfida tra numeri 7, viene esaltato come da un grillo Alessandro Perez. Poi... ma perché? Ma aspetta un attimo, perché la rimette a... mamma mia, imbarazzante oggi la difesa. Attenzione qua, mamma mia ragazzi, non ci siamo, qui è il Sharawi che non recupera, insomma l'Atalanta che gestisce, alla fine per loro può andare pure bene. Assolutamente, ma questi vogliono vincere, guarda come stanno a giocare, Gomez la lascia ad Alessandro, c'è i turbe su di lui, bravo Manu, spingi, palla a Zukanovic dietro per Caldara. Ma Dzeko fa... Spinazzola. Per Tolosi da solo, Dzeko, poraccio, che deve fa? Non gli arrivano palloni. Qui guarda come vengono avanti. Guarda Petagna a centrocampo, addirittura se è venuto a piastro pallone. Zukanovic per Andro. No, il Papu che oggi si è visto tantissimo. Guarda quest'altro, Guarda, si porta a spasso in mezzo difesa. Come gli pareva, lui è stato al fondo. Szczęsny con velocità al 42esimo, appena scoccato, cerca di recuperare secondi preziosi e quindi rimessa dal fondo, già battuta poi Jack Szczęsny. Roma che cerca in qualche modo di costruire qualcosa con Edin Dzeko che fa spolverate, sbatte Arocchi, ma lì c'è fallo. Ma dai, ma c'è un fallo su Dzeko mostruoso. Vabbè, ma come fai a non fischiare? Che sì, dall'altra parte però c'è una partita che ancora da raccontare, 3 minuti. C'è che sì contro Perez, ormai la sfida è sempre a favore del giocatore bergamasco, stavolta no, Perez riesce a portare fuori il pallone, ma la palla è sempre loro, sempre per l'Atalanta. Stavolta c'è Zukanovic che serve da Alessandro, Iturbe su di lui, bravo stavolta Manu, vediamo che combina Iturbe che però non viene lanciato. Zukanovic, mamma mia, partita veramente triste. E qui c'è un tentativo di recupero di De Rossi su Zukanovic che invece se ne va. Guarda come giocano, si trovano perfettamente, si trovano veramente bene. L'avevamo detto durante la settimana che poteva essere una sfida non tranquilla, perché sulla carta la Roma si sarebbe magnati a colazione, però è una sfida che la Roma, che è Ciro Ferrara questo. No, quello è coso, quello che sta fissa, che ce l'ha contro la Roma come poi. Non mi ricordo come si chiama, figurati. Bene. C'è Kessié che fa sportellate. No, Cicarini, non mi ricordo come si chiama. Con Sharawi e Perez rimedia forse pure un angolo. Madonna, ma come ha fatto più a quell'angolo? C'è schifo, Perez, c'è un fermento sbavato. Bene. Si sbraccia perché c'è Papu Gomez da solo, c'è D'Alessandro sul secondo palo, nessuno che ha visto D'Alessandro da solo. Attenzione, palla che viene messa fuori e niente, ci stanno sempre loro che continuano a chiuderci. Ancora Freuler che mette una palla in mezzo per Gagliardini che allarga per Papu Gomez. Niente, raga, questi fanno pure Iturbe. No, sei un deficiente. Era Paredes comunque, credo. Iturbe. No, Paredes. Cioè, Paredes è entrato in partita, ha fatto il panico. Non ci posso credere. Rigore per l'Atalanta. A un minuto dalla fine. Ci posso credere, oh. Paredes, guarda che deficiente. Ma come devi in mente? Ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere? Cioè, sgambetta proprio Gomez. Lo sgambetta 2 volte, la seconda ovviamente lo butta giù. Speriamo che Szczęsny faccia il miracolo. Oltre che per il fantacalcio di voce, ma anche e soprattutto per il risultato, che comunque sarebbe meno peggio rispetto a una sconfitta, quello dell'1-1. Dzeko ce l'ha con l'arbitro o con chi? Mandato a quel paese l'arbitro da Paredes, che si incarica di questa battuta contro Wojciech Szczęsny al 45esimo, va che sì.
No, gol di Kessi, 2-1 al 45esimo. Ormai questa partita mandata in vacca completamente dall'errore, secondo me, di Spalletti, perché non puoi levare uno dei migliori in campo, Diego Perotti, per mettere Leandro Paredes, che è entrato e ha combinato un casino generale, oltre ad una serie di interventi completamente sbagliati, passaggi mal riusciti o a volte nemmeno completati, poi una follia totale quella di Paredes, che prende e scalcia Gomez in area, rigore che sì, se ne incarica e lo trasforma con semplicità. 2-1 per l'Atalanta, manca pochissimo ormai, penso, vabbè, primo minuto di recupero se n'è andato, ma non verrà contato ovviamente, perché è tutta esultanza, perché sì, a questo punto i minuti di recupero potranno servire soltanto per tentare l'ultimo arrembaggio. La Roma tutta sulla linea, battuto già il calcio d'inizio di questo ultimo frangente di partita, c'è cioè Iturbe sull'out di destra, prova a metterla al centro, niente, sbatte contro Zucanovic probabilmente, calcio d'angolo per la Roma. E allora 4 minuti di recupero, uno già passato, però non penso sia contato perché era tutta esultanza di che sì, bombone sotto la porta di Berisha, sono cose che vanno evitate, però bisognerà vedere poi da che settore sarà la nuvola di fumo, va Paredes a battere sto, ecco, va Paredes a battere questo calcio d'angolo orrendo, cross al centro, Berisha dove va? Boh, così, va a prendersi il pallone con le mani, Berisha, e se lo porta a casa. Un'altra fetta di recupero è passata, bisognerà vedere se l'arbitro ha considerato il primo minuto, quello dell'esultanza di Kessié, come già minuto dei 4 di recupero, oppure se si proseguirà fino al 50esimo. Speriamo di sì, almeno per raccattare qualcosina in più. Intanto esce il Papu, entra Raimondi, niente, cambio ovviamente soltanto per perdere tempo, per dare un po' di fiato e di standing ovation, che poi puntualmente arriva a Gomez. Applausi per lui, ovviamente uno dei migliori oggi, perché ha fatto veramente tanto per la sua squadra, l'abbiamo detto durante tutta la settimana, sarebbe prezioso portarselo a casa, diventa anche il capitano Raimondi, forse per anzianità, non credo per importanza, perché è una bella pippa. Speriamo che la Roma intanto si rialza un altro nuvolone proprio sotto la porta di Berisha. Perez che se via un fallo prima che venisse fischiato, lo batte immediatamente per Costas Manolas, lungo il pallone alla ricerca di Edin Dzeko, lo trova di testa, no, però trova prima il difensore dell'Atalanta, che dà il pallone a Kessi. A questo punto Kessi vede Petagna partire, ma era in posizione fuori gioco, vabbè, qui panico totale. Manolas in scivolata butta il pallone in tribuna a Tevere all'Olimpico. C'è un po' di disagio in questi ultimi minuti. Siamo abbastanza amareggiati, caro Buonvoce, perché è una partita che si era messa bene nel primo tempo. La Roma si addormenta completamente nel secondo frangente e prende due gol, uno più stupido dell'altro. Secondo me, forse il primo più del secondo, il secondo più per come si è creato, perché bastava lasciare Paredes in panchina, probabilmente, ma è facile parlare dopo. Petagna si porta a spasso mezza difesa da Roma. Lascia il pallone dall'altra parte ad Alessandro, che per fortuna è lungo il pallone, perché non c'era nessuno, Rudiger si era stretto, si era chiuso più verso il centro della difesa, quindi confusione generale. Boh, guarda Paredes, no, Iturbe che, no, è Paredes che scivolando manda il pallone in Monte Mario. Paredes oggi da due fa tutto ciò che non deve fare. Niente, Raimondi sta per terminare il quarto minuto, vedremo se si... Mamma mia, guarda che ha fatto questo. Szczęsny esce ad evitare il terzo gol, stavolta proprio di Petagna. Vediamo se termina qui la partita oppure no, probabilmente ci sarà un altro minuto. Fazio di testa, cerca di Dzeko, appoggia per Kevin Strootman, no, recupera dall'altra parte. C'è, praticamente l'Atalanta sta facendo quello che gli pare. Secondo tempo la Roma non è entrata in campo. Lo sentiremo magari dalla voce di qualcuno che vorrà parlare ai nostri microfoni. Vabbè, fuori gioco di che sì, così è. Szczęsny che esce, chiama tutti a salire, no, finisce qui, perché da 3 minuti, 4 minuti e mezzo, l'Atalanta batte la Roma 2-1, partita da dimenticare, quella della squadra di Spalletti, l'Atalanta che sorride. Giustamente, perché questi 3 punti sono preziosissimi. Io dico una cosa, maestro, prima che raccogliamo
qualche testimonianza di qualcuno che vorrà venire qui a raccontare la partita. Il prossimo che mi dice che Paredes è un futuro, è un prospetto, 25 milioni, 35 milioni, io lo darei via a 40, io lo darei via a 50, gli do, non voglio dire. Vabbè, io diciamo che durante tutta la settimana, Tutta la settimana, così come dall'inizio, io ho sempre detto: è un giocatore che mi convince. Arriva addirittura su Emerson Palmieri. È una settimana che sto di che secondo me Paredes non è un giocatore da Roma. È una settimana che sto di che secondo me Paredes prima lo vendi e meglio è. È una settimana che sto di questo. Settimana coronata, guarda un po'. Non lo possiamo dire, perché in realtà questo secondo me è stato proprio un episodio, una giornata, aspetta, no, Paredes era in ascesa. No, un episodio di che? Un episodio di una che giornata, cosa? Un episodio nel senso una giornata di che 10 cosa? Minuti, un quarto ma d'ora di follia. Ma perché tu sei stato contento quando hai visto Perotti che usciva e al posto suo entrava Paredes? No, eri fiducioso? Ma no, più che altro perché era un cambio. Allora, ascoltami, se non sei fiducioso, evidentemente qualcosa c'è, no? Al di là del fatto che comunque Perotti stava a giocare bene, era l'unico che giocava. No, non si è capito neanche che cosa gli ha detto la testa a Spalletti, perché ha levato Perotti che era l'unico che stava a giocare, e poi ha levato Nainggolan che stava a dar fritto per fare cosa? Per mettere dei giocatori che effettivamente non hanno dato quello che serviva alla Roma nel secondo tempo. Io Paredes alla Roma lo faccio giocare dopo Gerson. Io su questo posso essere d'accordo, ma dopo facile dirlo, però poi no, lo sai, tu mi conosci, lo sai, ma per tutta la settimana abbiamo detto che Paredes stava migliorando in qualche modo, abbiamo visto delle cose positive, anch'io ero negativissimo su Paredes. Mai sentito parlare bene di Paredes? A me bene, no, non puoi parlare bene di Paredes, non ha fatto niente a Roma Paredes, non ha fatto niente. Ma hai mai sentito parlare di Paredes in termini di un calciatore che secondo me potrebbe far tanto? Non lo so, io non ricordo sicuramente. No, ogni cosa. Io ti rinfresco la memoria, io quando ho fatto la domanda secondo voi chi vendereste, cioè chi è quello che vale in più adesso della Roma, allora, ho sentito di anche da Andrea, anche ha detto Paredes. Però io mi sono drizzato le antenne, io ho detto Florenzi forse, non Paredes. Io non lo dico adesso, ci sono delle registrazioni, l'ho detto in tempi non sospetti, io non lo giudico da qui Paredes. Per me qui Paredes ha fatto quello che io mi aspetto da Paredes da un sacco di tempo. Vabbè, questa è però una partita, però secondo me completamente sbagliata. Tu ti aspetti una cosa del genere, allora Paredes va radiato dal calcio, perché se giochi così non è che aspetti questo. Non è che va radiato dal calcio, è che io in una situazione del genere non metto Paredes. Non ce lo metto Paredes. Io Paredes lo faccio giocare, se la Roma sta a vincere 3-0, faccio entrare Paredes al posto di Perotti, cioè in quel caso cambio. Hai ragione su questo, perché no, questo te ci mette sul carico. Io Paredes sta partita non lo faccio entrare, ma Paredes con me il campo lo vede veramente poco, lo vede quando non lo possono vedere gli altri. Questa era la mia idea prima. Io sono cattivo adesso, che è facile, dopo che Paredes ha fatto una brutta prestazione. Questa è la mia idea sempre, quello che ho sempre detto su Paredes, e rimango della mia idea. Lui oggi ha confermato la mia idea. La Roma oggi ha perso la partita perché praticamente non ha giocato, ha perso la non si sa che fine ha fatto, probabilmente oggi già stava in Coppa d'Africa, perché non riesco a pensare, anche se sul tiro di rigore c'è lo zampino suo, insomma, manco quel cioccolatino di Dzeko. E va no, bene. Dzeko ha fatto 100 gol. Dzeko non è mai stato servito bene. Bruno Peres non so che cosa abbia fatto Bruno Peres. Rudiger ha fatto quello che poteva fare, De Rossi ha tutto quello che poteva prendere, sui rilanci non si è capito che cosa è successo. Strootman praticamente l'ho visto correre una volta sì e due no, non riesco a capire. Nainggolan ha fatto quello che doveva fare, secondo me ha fatto una partita più che dignitosa. El Shaarawy non ha portato nessun tipo di contributo, Dzeko è stato servito male, Perotti era l'unico che stava a giocare, era Diego Perotti, e tu l'hai tolto per far entrare Paredes. Hai fatto entrare Leandro Paredes, io e una schiera di 10-15 persone che ho alle spalle, ha mugugnato. Esatto. Evidentemente non è un'idea così spaziale il fatto che un Leandro Paredes non valga un Diego Perotti. Ma al di là di quello, perfettamente d'accordo, ho sempre detto che sono contento. Io ho sempre detto che Paredes dovrebbe essere un giocatore di personalità, perché è cresciuto alla Bombonera, ma non ce l'ha.
non ce l'ha qua personalità, è passato da far compitino a fare un pochino meglio a fare un disastro totale. Il resto delle considerazioni falle te. Io sono incazzato nero questa cosa. Lo siamo un po' tutti probabilmente qua dentro, e magari cerchiamo anche di raccogliere qualche voce a caldo con l'educazione che ci contraddistingue, perché comunque in questi momenti è sempre... Ma io non sono stato maleducato. No, non sto dicendo assolutamente di te. Ho semplicemente detto che Paredes ha giocato una merda. Beh, abbiamo preso un gol di merda. Massimo, siamo perfettamente d'accordo, perché comunque sia... qui dico una cosa che magari mi vedrà smentito nel giro di un mese, due mesi, però quando io ho visto uscire Perotti per Paredes, ti ho detto, allora mo mi sa che entra Iturbe, perché a sinistra manca qualcuno. Ciao, intanto un saluto a tutti coloro che ci hanno fatto compagnia ristorante Le Streghe, ma serviva Iturbe, era l'unico che poteva entrare, Iturbe, e infatti è entrato Iturbe. Tra l'altro Iturbe ha fatto meno peggio di Paredes, perché in qualche modo ha provato a spingere, a difendere, a fare qualcosa, a 5 Iturbe. Allora io qua ti dico, se tu Paredes dopo una partita del genere lo bocci, te lo sei bruciato. Cioè, se tu non lo fai più giocare. Ma non l'ho bruciato io. Paredes non ha sbagliato soltanto nell'episodio del rigore. Paredes ha sbagliato tutto quello che doveva. Paredes ha lo sbagliabile. Questo l'abbiamo detto. Allora, perché c'è Spalletti. Che Spalletti crede molto in Paredes, evidentemente. Vedi anche Clienta Federico. Ci dice, mi rappresenta togliere Perotti e mettere Paredes. Non l'ha capito nessuno sto cambio. Non l'ha capito nessuno. Solo Spalletti. Gli verrà chiesto sicuramente da qualcuno in conferenza stampa, o comunque in Mixed Zone. No, Mixed Zone non c'era Spalletti, ma comunque gli verrà chiesto da qualcuno in conferenza, oppure da Premium Sky. Lo sentiremo probabilmente. Da domani ne parleremo. Sarà il tema di tutta la giornata. Per fortuna giovedì si rigioca e non è stata questa la partita prima delle soste, altrimenti sarebbe stato un disastro per noi, perché staremmo a parlare per due settimane di una sconfitta che per fortuna già da giovedì dovremmo archiviare, anzi in realtà già da domani verrà archiviata per fare spazio ad una partita fondamentale giovedì con il Victoria Pilsen, perché bisogna fare risultato, bisogna fare punti, è fondamentale perché la Roma deve prima possibile qualificarsi per i sedicesimi di Europa League, che è una competizione non da sottovalutare assolutamente, visto come si sta mettendo il campionato. Tra l'altro, al di là dei risultati degli altri campi che poco ci interessano, salvo qualche eccezione, il Milan questa sera gioca un derby importante e il Milan è a 25 punti, a un punto sotto la Roma, quindi rischia di scavalcare la Roma, il Milan. A questo punto io questa sera spero in un pareggetto o addirittura in una vittoria dell'Inter, per evitare che il Milan rosicchi i punti alla Roma. Juventus che ormai è andata a più 6, a più 7 dalla Roma, quindi si va verso uno scontro diretto che sarà quanto più fondamentale per la lotta al vertice della classifica. Segue ovviamente la Lazio ai pari punti con il Milan, Lazio che purtroppo ha vinto e quindi in qualche modo si è avvicinata ancora di più a noi, e Atalanta a 25 punti. Quindi c'è questo duello a 25, anzi terzetto a 25 punti, Milan, Lazio, Atalanta, Napoli che ha vinto e quindi si è riavvicinato. Insomma, la classifica è molto molto corta, 26, 25, 25, 24, stanno tutte là. La Juventus ha preso il largo, è andata a più 7 dalla Roma, c'è poco da fare. Prossima partita la Roma dovrà sicuramente fare punti col Pescara, che ha preso le scocce dalla Juventus, quindi non mi aspetto che la Roma in casa perda, non me l'aspetto, e quindi assolutamente dovremmo ricominciare a fare punti, perché la Roma ha il migliore attacco della stagione, nonostante i due gol oggi del Torino, e nonostante i gol del Napoli, la Roma ha comunque il miglior attacco della Serie A. Visto poco e niente, perché effettivamente oggi non ha fatto niente Salah, anzi ha sbagliato tantissimo Salah, e quindi molti di questi tre punti persi, molta parte la assegno a Momo Salah, che ha fatto poco e niente, al di là del preso il calcio di rigore, ma insomma lì il merito abbiamo detto è di Edin Dzeko. Niente, io sono rassegnato, sono un po' stanco di questa Roma che si spegne e fa dei blackout stupidi. Purtroppo ce l'aspettavamo, un Atalanta che ha fatto un partitone. L'Atalanta ha confermato quello che stava facendo in questo momento, niente di più, niente di meno, e altrettanto doveva fare la Roma.
quindi erano qui, guarda, neanche ho cambiato il risultato, ma neanche lo cambio, togliamolo, proprio non c'è senso, non mi interessa assolutamente, togliamo il risultato. Il risultato chiaro che ha premiato un'Atalanta stacanovista, un'Atalanta lavoratrice che si è messa lì piano piano, ha recuperato un rigore che c'era, per carità, perché c'era il fallo di Zukanovic di mano, rigore che c'era, trasformato da Perotti, poi l'Atalanta si è messa sotto e non ha fatto vedere il pallone alla Roma. Secondo tempo che la Roma ha iniziato in vantaggio, secondo tempo ha visto un'Atalanta secondo me più matura da questo punto di vista. Chiaramente non è un paragone da fare, perché la Roma numericamente sulla carta sa essere superiore, l'Atalanta oggi è stata più matura, qui inquadrato Paredes, l'artefice di questo disastro, ma non solo, perché non è stata soltanto colpa sua, chiaramente il rigore l'ha causato lui, ma è stata una prestazione comunque opaca da parte di farla corta per farla breve, quasi nessuno per quanto mi riguarda sopra la sufficienza, a parte molto probabilmente Perotti, secondo me Dzeko e Nainggolan, poi insomma Szczęsny prende due gol, purtroppo uno su rigore, l'altro su un gol de merda, io lo ripeto, scusatemi, ma veramente un gol stupido, da che l'uomo, il gol più stupido da che l'uomo inventò il gol, secondo me, probabile, non c'ho altro da dire assolutamente, e secondo me l'artefice, il primo responsabile di questa sconfitta oggi, e lo dico da spallettiano, secondo me è Luciano Spalletti. Dici? Sì, secondo me la grande responsabilità di oggi è di Luciano Spalletti, non puoi fare un cambio del genere, non puoi presentare, la squadra non si può presentare in queste condizioni contro un Atalanta che sta facendo bene, lo sapevamo tutti che sta a fa bene, e poi non puoi fare quei cambi, non te puoi far prendere dalla fenomenite proprio adesso. No, non puoi. Allora, due cambi secondo me sono stati folli, completamente folli. Ma di qualcosa, Fra? Due cambi folli. Qualche parolaccia? Par de bestemmie. Però non si commenta. Però ci abbiamo creduto tutti. Aspetta un attimo. Guarda, sento fa Manuele Iturbe. Ai microfoni della web radio di ASR Music, Francesco. Buonasera, Francesco. Intanto buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Tanta delusione, perché già da inizio partita si vedeva, insomma, che la Roma, come sempre, era un po' svogliata, diciamo, non avevamo visto molto gioco, anche se, come abbiamo sentito anche in telecronaca, il primo tempo più Roma, il secondo tutta Atalanta. E niente, questa è una squadra che purtroppo non riesce a trovare maturità sia nel gioco che nella mentalità. Facciamo partite buone e poi dopo, ecco, si crolla così. Bergamo, campo ostico, lo sappiamo, come purtroppo tanti campi quest'anno, insomma, ci rivediamo sempre le stesse cose. Ma la mentalità di una squadra è proprio questa, cioè andare su questi campi e cambiare il passo in questi momenti. E invece niente, facciamo un primo tempo un po' tirato, andiamo in vantaggio con un rigore. Che, c'era? C'era. Forse l'unica azione di Salah, perché poi dopo, ecco, un giocatore... L'azione in realtà è di Dzeko. Scusami, poi alla fine, ecco, insomma, quel tiro di Salah. Lui un colpetto di tacco trova una cosa veramente deliziosa. Sì. E dopo che si era mangiato, insomma, tra virgolette, tre gol. Oggi Salah, secondo me, è uno degli artefici di questa sconfitta. Sì. Si è mangiato 3-4 gol clamorosi. Sì, ho sentito voce, insomma, dire che oggi un po' di responsabilità in Spalletti. Io non l'ho mai contestato, sinceramente, il mister, però alcuni cambi non l'ho capito neanche io oggi. E diciamo che Salah non ha fatto un'ottima partita, però al momento che è uscito abbiamo visto un po' la squadra andare in difficoltà, perché bene o male comunque porta sempre la squadra in avanti. Non possiamo pretendere da lui sempre il gol, pretendiamo un gioco, certe volte spinge l'interruttore e si ferma. Niente, tanta delusione, perché comunque sia avevamo aspettato queste due settimane per vedere una Roma a Bergamo, prendere questi punti e per continuare questa camminata tranquilla, perché poi sappiamo che là davanti c'è una squadra ormai ahimè, fortissima, e non lo vorrei mai dire nella vita, però purtroppo è così, un po' per meriti, un po' per aiuti, perché bisogna dire anche questo, certo. È una squadra forte. E niente, questi ragazzi devono capire che non si può fare una partita sì e tre no, oppure andare in campi
giocare e poi dopo spengere, come abbiamo ripetuto, l'interruttore su campi che sembrano un po' ostici, difficili, però è anche questo il campionato, quindi se noi poi pretendiamo vittorie su, con squadre insomma un po' più tranquille e qui non andiamo a vincere, come sempre non vinceremo nulla, no? E su questo sono perfettamente d'accordo con te. Secondo te tra i due, io ne dico due perché in realtà poi quello di Esciarau non era completamente sbagliato, tra il cambio di Paredes e quello di Iturbe, qual è stato il più sbagliato? Al di là della prestazione di Paredes completamente fuori luogo, un Paredes che però secondo te come stava giocando queste ultime partite? Allora, guarda, siamo un po' scontrati io e voi, cioè, secondo me Paredes le ultime partite non stava facendo male, cioè, oggi ho visto un Paredes folle. Allora diciamo questa cosa, Iturbe è un giocatore purtroppo un po' dimenticato, nel senso che noi avevamo tante aspettative quando lui è arrivato a Roma, anche per quanto è stato pagato. Sì. Anche andando a fare esperienza fuori non ci ha dimostrato molto moltissimo. Oggi è poco valutabile tra virgolette perché è entrato proprio all'ultimo, quindi diciamo ha avuto la possibilità di fare 3-4 azioni, non di più, quindi non darei una valutazione di Turbe diciamo né buona né cattiva, non ha avuto modo di poterci far capire come ha giocato. Per quanto riguarda invece Paredes, è un giocatore che ha fatto esperienza anche già nel campionato italiano, è ritornato con molte aspettative. Io sto a metà tra te e voce, perché insomma due o tre partite le ha fatte buone e ha dimostrato anche qualcosina. Cioè vediamo che lui potrebbe essere un buon giocatore, solo che al momento, ecco... al momento non lo dimostra. No, al momento è un po' in fase altalenante, no? Certe partite magari ti fa vedere quel tocchetto, quella giocata buona, poi però magari fa errori veramente stupidi. Levando oggi il fatto del rigore, comunque aveva già sbagliato altre due o tre cosette, comunque perdeva palla. Una cosa che noto molto nei giocatori della Roma è tanta stanchezza, nel senso io dicevamo una cosa al tavolo mentre vedevamo la partita con gli altri ragazzi, e la Roma oggi è stata sorclassata non solo diciamo come fase tecnica, ma anche e soprattutto come fase fisica, nel senso i giocatori non corrono. Io non so il perché, sinceramente ho avuto modo di andare quest'estate su Appinzolo e quindi vedere gli allenamenti e mi sembrava una squadra che stesse facendo bene dal punto di vista fisico. Sì, ma lo sai che questa cosa l'ho notata anch'io, la volevo dire, poi mi sembravo stupido. Sì, ma sì. Non è che sta sosta nazionale in qualche modo ha stancati ancora più del previsto? Allora il problema è questo, che non è una stanchezza vista solo dopo la sosta, io me ne ero accorto un po' anche in altre fasi di alcune partite, vedo i giocatori un po' tirati, un po' stanchi fisicamente. Io questo non lo so da che cosa sia dovuto. Parliamo anche un po' di acciacchetti o comunque sia di tutti questi giocatori che hanno degli infortuni. Cioè quest'anno comincia a essere una cosa un po' ripetitiva e non si capisce il perché. Io non so se questa sosta li abbia sfiancati tra virgolette o li abbia fermati. Oggi erano irriconoscibili, Salah era irriconoscibile, altri giocatori erano irriconoscibili. Questa cosa non può essere a novembre perché abbiamo comunque un campionato davanti, abbiamo delle partite difficilissime perché adesso c'è il Pescara in casa, poi abbiamo comunque Lazio, Milan, Juve, cioè punti persi così in questi campi non ti danno modo poi di respirare o di giocare delle altre partite in maniera tranquilla. Sono d'accordissimo con te, qui adesso ci stanno facendo rivedere questa serie di episodi che hanno portato al risultato disastroso. Perotti secondo me è stato uno dei migliori in campo, tanto salutiamo un po' tutti i nostri amici presenti. Secondo me Perotti è stato uno dei migliori in campo oggi e il cambio con Paredes, a parte qua stava per un gol clamoroso, sì vabbè, ecco, mettiamoci anche questa, la storia della Roma è anche questa, insomma, gol su rimpalli, non scordiamoci il palo che ha salvato diciamo il secondo gol della Atalanta poco prima, con la deviazione di Manolas che manda il pallone di Freuler sul palo e per fortuna Szczęsny poi riesce a pararla con sì, se no avremmo preso due gol veramente ridicoli oggi, sì. Insomma, però ecco, ripeto, cioè, chiudendo tutto il discorso che facevo prima, la Roma deve essere più forte di queste cose, la Roma deve avere una mentalità più forte, dobbiamo arrivare a superare questi anche piccoli contrattempi che succedono nelle partite, perché è vero che è nella sfortuna della storia della Roma prendere questi gol, però è vero che ci sono squadre che poi recuperano e noi dobbiamo fare questo, dobbiamo fare ciò, se no è inutile giocare, è inutile ogni volta credere ad un risultato o comunque di poter raggiungere un obiettivo.
Sono d'accordissimo con te, Francesco. Ti ringrazio per il tuo intervento. Richiamo al rapporto il buon voce. Sì, saluto tutti quanti. Speriamo che per la prossima partita, insomma, ci lasceremo un sorriso. Lo speriamo tutti. Sempre Forza Roma. Sempre, Francesco. Ti ringrazio. Ciao, ciao. E rientro per chiudere in compagnia questa volta del buon voce che torna dopo un periodo di meditazione. Shatsu, che hai fatto? Ti sei un attimo rilassato? Ti sei ricomposto? No, sto a far mente locale su tutti quelli che mi hanno sempre parlato di un Paredes fenomeno. E uguali, ho sempre detto, secondo me non è sto grande giocatore. Primo fra tutti, guarda un po' chi. Chi? Lui. Il cantautore? Il cantautore è un amante di... Che dice fenomeno Paredes... Vabbè, spero, insomma, spero, non spero niente. Immagino che oggi non sia contento di quello che ha detto. Così come non sono contento io di quello che ho detto, perché purtroppo averci ragione in questi casi è peggio che averci torto. Perché quindi, quando dici una cosa del genere, quando c'è un pensiero del genere nei confronti di un calciatore, pensi e speri sempre che forse sotto, in fondo, ti puoi sbagliare. Invece non te sbagli. Entriamo per salutare l'ultimo minuto in compagnia. Noi ci vediamo, l'appuntamento è a lunedì, a domani, perché domani noi ci andiamo ad ascoltare la puntata. Noi non andiamo a fare, ma voi andrete ad ascoltare la nostra dalle 18 puntata. Alle 20, come tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, sulla web radio di romanews.eu, sulla pagina Facebook di Roma News e anche su questo canale, insomma, dove ci seguite in questo momento, che è SR Music On Air, ancora per poco, perché insomma stiamo valutando l'ipotesi di tornare sul canale ufficiale, che un pochino ci manca. E niente, ragazzi, oggi purtroppo partita caccia, ne parliamo, approfondiremo sicuramente domani. Ci sta. Perdere a Bergamo. Non siamo quasi abituati a perdere. Perdere a Bergamo probabilmente ci sta, ma non così. Non così, perché così è un rodimento de culo totale. Io so che sarete tutti d'accordo con me. Su questo, insomma, un po' su sto scazzamento generale, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona fine di giornata, una buona serata. Ci vediamo domani dalle 18 alle 20, e noi siamo quelli. Buona serata e buon proseguimento.